città positiva. L'altra Messina. La città positiva. Questa settimana con La città che ci piace abbiamo portato le nostre telecamere nel cuore del CNR ITAE di Santa Lucia Sopra Conteste. Ci hanno aperto le porte, siamo andati a cercare di scovare quali sono i segreti delle loro ricerche, ci hanno raccontato i progetti, abbiamo conosciuto il team di ricercatori, studiosi, ingegneri, chimici, tecnici, tutti coloro i quali dedicano le loro giornate alla ricerca e soprattutto agli studi sulle energie sostenibili. Ci siamo fatti raccontare in che modo operano all'interno di quei laboratori e lo vediamo insieme nel nostro servizio. Direttore, siamo all'interno del CNR di Pistunina, partiamo proprio dal luogo, da Pistunina, questa struttura in questa realtà. Siamo nella zona periferica di Messina, villaggio Santa Lucia Sopra Conteste. Questo progetto nato nel 1979 era un progetto che aveva tutti i presupposti per fallire. Perché? Perché ci troviamo in una regione non menzionata come campione di efficienza, ci troviamo in una città ovviamente molto criticata, siamo tutti meridionali, il gruppo dirigente di questo istituto proviene tutto da Messina, per cui c'erano tutti i presupposti perché il progetto non fosse un progetto detto di successo, tra virgolette. Invece che cosa è successo in questi anni? Invece è successo che siamo partiti, eravamo in 6 nel 1980, oggi siamo 82 persone. 82 tra ingegneri, chimici, amministrativi, divisi in squadre di lavoro. Anche tecnici, ci sono anche tecnici. Lavorate su progetti che mirano alle energie rinnovabili e all'efficientamento ambientale. Efficientamento ambientale, razionalizzazione nella produzione e nell'uso dell'energia e trasferimento tecnologico e formazione ovviamente sono i nostri scopi scientifici. Negli ultimi anni quanti finanziamenti siete riusciti ad attrarre? Il 2017, l'ultimo anno, abbiamo avuto siamo stati capaci di attrarre circa 4 milioni di euro da ricerche finanziate dalla Comunità Europea, da enti regionali, industrie, tutti i fondi che sono arrivati partecipando a bandi competitivi. Direttore, stiamo un po' visitando questa struttura, quanti laboratori ci sono? In questa struttura 16, più 9 nel nuovo centro prove che è attiguo a questo edificio. In questi laboratori andiamo a studiare i materiali e i processi in scala micro, quindi soprattutto per fare studi teorici. Invece nei laboratori del centro prove andiamo a testare piccoli prototipi, quindi è un dimostrativo già, non dico pre-commerciale, ma è già un passaggio di scala in più rispetto a quello che facciamo qui. Abbiamo fatto un'incursione all'interno di un laboratorio con il dottore Massimiliano Lofaro. Massimiliano Lofaro, di cosa si sta occupando qui dentro? Ma questi sono dispositivi che vorrebbero, nell'intenzione nostra, convertire l'anidride carbonica che c'è nell'aria assieme dell'acqua in combustibile, in metano in sostanza. È un processo che si chiama, detto in termini scientifici, elettrolisi. Direttore, è siciliano, non è messinese, è siciliano, lo stiamo messinesizzando. Ha un piccolo neo, non è di Messina, ma ci stiamo lavorando su. Sono 15 anni che sono qui, ma non so se ci riuscirò. Ecco, ero più malleabile prima, adesso sarò più duro, un po'. Lo ricordiamo di Lentini. Lentini, in provincia di Siracusa. Stefano Trocino, 34 anni, l'ultimo assunto del CNR, un contratto a tempo indeterminato, la tua vita adesso sarà dedicata alla ricerca qui dentro. Sì, 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 ho avuto questo pizzico di fortuna che ci vuole un po' pure nella vita, anche dopo 4 anni di maturazione scientifica e personale all'interno dell'istituto sono riuscito a vincere questo concorso a tempo indeterminato finalmente. E ora mi dedico alla ricerca in buona parte della giornata e mi occupo soprattutto di due ambiti della ricerca, le celle a combustibile ad ossidi solidi, la produzione di idrogeno tramite l'utilizzo dell'energia solare. Si è realizzato un sogno in questa assunzione? Sì, sì, sicuramente un sogno che avevo non da piccolo, non sono nato con la voglia di diventare ricercatore o tecnico nell'ambito della ricerca, però negli ultimi anni dopo l'università era un mio obiettivo che fortunatamente sei riuscito a raggiungere. Sono riuscito a realizzare. E ora la faccio entrare
in un laboratorio che mi è familiare. Prima di ricoprire il ruolo di direttore ero responsabile della ricerca che si svolge in questo laboratorio. Di cosa si occupa questo laboratorio? Guardi, le faccio vedere, guarda un po' quello che c'è in questi sacchi, alghe morte. Alghe morte. Cioè, in questo laboratorio studiamo la produzione di combustibili dalle biomasse legnose. Volendo fare un tuffo nel passato, quando facevo il ricercatore, qui vedete dei campioni di biomasse di acqua dolce locali, quindi zone siciliane, che usavamo, le facevamo crescere e poi le processavamo per vedere quanto idrogeno contenevano, quanto bioolio si poteva produrre e vabbè, sono rimaste qui. È un ricordo. È un ricordo, ma volevo far notare, è un micro universo perfettamente equilibrato. Ecco, questa è la biomassa che produce ovviamente ossigeno. Qui c'è queste sono delle lumachine di acqua dolce che ovviamente che completano il ciclo biologico del carbonio, perché ovviamente assorbono l'ossigeno e producono invece prodotti di scarto che sono fondamentali per le alghe. Bellissimo servizio, Francesca, molto molto interessante, complimenti ingegnere. Anche perché grazie. Non è facile, o comunque non è per tutti, riuscire a fare questa visita guidata, certo, così approfondita con il direttore all'interno dei laboratori, della struttura, proprio nel cuore di questa struttura. È una cosa che conforta però, almeno io guardando il servizio mi sono sentita confortata, vedendo che ci sono tante persone giovani che si danno da fare perché la vita sul pianeta possa tornare ad essere una vita sostenibile. Quindi tutte queste ricerche sono importantissime. E poi questo fatto di trasformare le cose che esistono, giusto? Certo, che è il principio più importante. In natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. In fondo è quello che voi applicate in questa. La base della sostenibilità, esatto, è questa, certo. Riuscire a utilizzare le risorse che oggi il pianeta ci offre in maniera tale da non andare ad intaccare quelle che sono le risorse di base. Cioè, esatto, quello che si certo. produce in un anno, bisogna consumarlo in un anno, non andare oltre quel limite. Questo fondamentale per la nostra sopravvivenza. Comunque la lumachina fotogenica. Sì, era molto carina, complimenti. Ha un nome la lumachina? No, io la metterei per la prossima volta. Soprattutto, allora, è stato bello notare il fatto che è una squadra di giovani, certo, l'abbiamo visti, tutti giovani, tutti motivati, pieni di entusiasmo, preparati, agguerriti, e messinesi per lo più, e questo non per patriottismo, però lo vogliamo sottolineare perché è una cosa bella, certo. E direttore, io le avevo promesso che le avrei fatto dire che quella scommessa che sembrava una follia è stata vinta e soprattutto va verso nuovi importanti obiettivi e risultati. Certo. La scommessa è quella di cui hai parlato all'inizio. Esatto. Quella quando ha avuto il posto, gli è stato offerto il posto dal professore Giordano. Ma per la verità, se la vogliamo dire tutta, avevo vinto un concorso in ferrovia. Io allora rifiutai l'assunzione in ferrovia per seguire il sogno del professore Giordano. Perché era un po' anche il suo sogno, no? Era anche il mio sogno. Bisogna coltivarli i sogni, secondo me. Io partivo dall'esperienza studentesca di ingegneria navalmeccanica, quindi ho un sentito settore prima. Completamente certo, diverso. Differente, chiaro. Ma questa passione per le energie alternative, per il sole, per tutto sommato dare un contributo per migliorare il mondo. E soprattutto il mio contributo deve essere quello anche di creare qualcosa in Sicilia. Non l'ho creata, ma sicuramente sta contribuendo anche a portarla avanti, un protagonista, non un attore, è un protagonista. Beh, diciamo che siamo stati fortunati e siamo riusciti a vivere un'avventura che ci ha segnato lungo il percorso della nostra vita e che vivremo e ci ricorderemo sicuramente. Certo. È una cosa nobile quella. Anche perché lasciamo degli allievi in gamba veramente. Queste sono le vere eredità, lasciare per esempio questo tipo di eredità. Prego. Anche perché lui dice resta nelle nostre vite, lì proprio c'è una vita che va oltre gli studi, che va oltre la ricerca, perché è ovvio che condividono. Oltre a ci progetti, si dedica obiettivi, completamente, vite certo. lì dentro. Quindi abbiamo incontrato anche, cioè abbiamo trovato anche un bel clima di lavoro e abbiamo incontrato una bella famiglia che lì dentro vive e opera per il nostro per bene, il bene e il nostro tutti futuro. Noi del nostro pianeta Terra. Grazie professore, grazie. È stato un piacere averla qui. Davvero, complimenti. Grazie. Di
Di strada parleremo. Di strada parleremo, di locomozione su strada. Prego. Infatti abbiamo il piacere di avere qui una donna, finalmente una donna, l'ingegnere Laura Andaloro. Benvenuta Laura, che ci parlerà dei bus ad idrogeno. Prego, prego ingegnere. Allora, il bus a idrogeno che presenteremo è un veicolo elettrico ibrido in cui oltre alle batterie abbiamo la presenza delle celle a combustibile, che sono i dispositivi di cui parlava poco fa il collega Vita. In particolare esistono diversi livelli di ibridizzazione dei veicoli a celle a combustibile, ovvero del rapporto tra batterie e celle a combustibile. Ci può essere un livello di ibridizzazione bassissimo in cui alla cella a combustibile viene affidato il compito di alimentare soltanto gli ausiliari del veicolo, oppure un livello di ibridizzazione molto più elevato a cui viene affidata alla cella a combustibile il compito della propulsione. La configurazione scelta da noi per il bus a idrogeno è una configurazione che sta a metà tra queste due, ovvero abbiamo una cella a combustibile di taglia modesta che viene utilizzata per ricaricare le batterie a bordo del veicolo. Quindi lo scopo in particolare è quello di estendere l'autonomia del veicolo se fosse puramente a batterie. Certamente, certamente. Siamo arrivati alla parte più, come dire, più divertente. Abbiamo capito prima la necessità dell'energia alternativa, abbiamo visto poi con il dottor Vita come si scompone, come si produce l'idrogeno, ora finalmente lo mettiamo in pratica, in moto, certo. In pratica, con questo autobus che c'è a Messina, che abbiamo visto e che adesso vedremo in un filmato della RAI, di una trasmissione RAI che era Easy Rider. E la domanda è: qual è l'innovazione quindi del bus? L'abbiamo detta, e i vantaggi sono ovviamente quelli dell'energia pulita, ma quello che mi chiedo è: non è che poi questo idrogeno viene a costare più della benzina? Io faccio le domande dell'uomo della strada, voi vi state chiedendo, non è che un domani ci aumentano l'idrogeno e ci costa 3 euro al litro? In questo momento ancora non possiamo parlare di costi, perché non c'è un'economia di scala che consente di portare i costi a valori competitivi con quelli dei tradizionali combustibili che normalmente non c'è una previsione se l'idrogeno dovesse costare più o meno invece della nafta, della benzina. Non lo possiamo fare in questo momento. L'idrogeno viene considerato un gas tecnico e viene utilizzato come gas tecnico. Però è chiaro che ci auguriamo di avere dei certo. costi sicuramente competitivi. Voi vi occupate di ricerca, non di economia, però mi andava di chiedergliela questa certo, cosa. Ma il vantaggio risiede proprio nell'impatto ambientale, cioè una cella a combustibile, non è stato detto, ma una cella a combustibile non emette alcune emissioni inquinanti in atmosfera. L'unico scarto di una cella a combustibile è acqua calda. Certamente. Per cui questo è il primo vantaggio ed è il motivo per cui senza noi ci dubbio. Impegniamo tanto in questo tipo di... Voi siete ricercatori per l'energia pulita, non ci piove. E allora vediamo questo pulmino, questo bus che esiste per le strade di Messina in questo filmato realizzato dalla trasmissione RAI Easy Rider. Dura 2 minuti, è simpaticissimo e poi ritorniamo in studio con i nostri ospiti del CNR ITAE di Messina. Quando foga l'aria vento in là su continenti. Allora, il posto è questo perché Piazza Duomo, la città è Messina. Laura ha detto ti vengo a prendere e ti spiego che cosa hai in mano. Vengo con l'autobus, forse l'auto... Ah, è questo? Perfetto, grazie, arrivo. Buongiorno Laura, io sono arrivato da Roma con il pacchetto che mi hai spedito, diligentemente custodito, ma che cos'è? Ciao Marcellino, questa è una cella a combustibile. Te l'ho mandata proprio perché ha a che fare con l'autobus con cui ti sono venuta a prendere. Ah, ecco perché l'autobus, ma se noi intanto ci sedessimo io certo, così posso riposarmi. Quindi questo autobus come è alimentato? È un autobus ibrido elettrico alimentato da batterie e celle a combustibile. Le batterie sono sotto di noi, mentre sì. la cella a combustibile, che è alimentata a sua volta da idrogeno compresso, è installata sul tetto insieme alle bombole di idrogeno. E quindi siamo circondati da energia pulita? Sì.
L'utilizzo della cella a combustibile a bordo consente di incrementare l'autonomia che avrebbe il veicolo con le semplici batterie, quindi in modalità elettrica. E questo chiaramente consente l'utilizzo di questo veicolo per un numero di ore più elevato e, certo, nella gestione delle flotte consente di ottimizzare il numero di veicoli da impiegare all'interno della flotta stessa. Tu fai parte del CNR di Messina, quindi questo è un vostro progetto? Sì, questo è un nostro progetto sviluppato all'interno dell'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia del CNR ed è un progetto finanziato dal MIUR e coordinato dal dottor Antonucci. E allora Laura, diciamo che per chi volesse più informazioni sulla cella combustibile c'è il sito www.itae.cnr.it. Io a questo punto, visto che c'è il sole, ne approfitto, continuo il tour ospite del CNR. Noi ci vediamo, ci vediamo. L'altra Messina, la città positiva. Uno degli itinerari turistici che attendevo più di tutti perché ne ho sempre sentito parlare, e finalmente stasera abbiamo due ospiti eccezionali nel settore, proprio per questo itinerario turistico, che è la realizzazione di un museo su Giovanni Pascoli, la casa di Giovanni Pascoli, questo poeta che ha vissuto 5 anni a Messina. Non voglio dilungarmi oltre, la casa è quella di Largo Risorgimento, acquisizione dell'appartamento dove il poeta romagnolo visse e compose alcune delle sue opere più belle, delle più belle poesie, con esposizione permanente degli oggetti personali appartenuti al poeta in custodia presso l'archivio storico comunale, con sezioni dedicate alla presenza di Giovanni Pascoli nella città di Messina. Con noi e con le domande di Nino Principato ci sono ospiti il professor Piero Chillè, coordinatore del comitato cittadino Salviamo Casa Pascoli. Grazie per essere venuto, buonasera. Buonasera. E insieme c'è il professor Giuseppe Rando, componente del centro studi Giovanni Pascoli a Messina. Grazie professori. Nino, mi aspetto una cosa bellissima. Ma sicuramente bellissima, perché qua parliamo del grande Giovanni Pascoli che abbiamo studiato tutta a scuola. Io vado subito al sodo e chiedo a Piero Chillè, che da anni è attivo in questo settore, si sta battendo su tutti i fronti per questa Casa Museo Pascoli, a che punto sono i risultati, sono ottenuti, a che punto sono della vostra associazione istanze per fare sì che questa città si doti di un Museo Pascoli, anche perché e Giovanni Pascoli era molto legato a Messina. Prego Piero. Breve premessa, onorati di essere in una trasmissione che vuole la Messina in positivo, che guarda la Messina del domani. Oso dire che siamo a buon punto, partendo appunto da quelle che erano le realtà che vedevano praticamente la città completamente alla ricerca di nuovi obiettivi, anche culturali, perché evidentemente la cultura è il motore, a mio avviso, che deve ulteriormente svilupparsi per dare senso al vivere una città che di cultura ne ha contrabbandato, fra virgolette, tantissima a tutti i campi e tutti i livelli. Ma soprattutto, restando sul tema Pascoli viene a Messina, ma lo dirà meglio poi il professore Rando, che era un pochino demotivato. Fra l'altro a quell'epoca il Meridione era una terra praticamente che trovava più messinesi che andavano fuori, e lui veniva qui incoraggiato da Carducci a venire all'Università di Messina. E il primo approccio è stato non dei tutti più incoraggianti, perché abitava nei pressi dell'ex gazzometro, c'erano le concerie, c'era una città che era un po' più periferia verso nord piuttosto che verso la Messina del centro o quella del sud, dove la via del Dromo, la grande Messina. E lui praticamente in quella fase contrae, tra l'altro, come sappiamo, anche una febbre da tifo andando a mangiare a Ganziri, dove c'era la napoletana di quell'epoca, e con la sorella contraggono questa malattia, per cui il primo approccio non è stato del tutto positivo, al punto che la sorella poi, rientrando dopo le ferie estive che lui gode nella sua terra,
e la deve convincere, dice: guarda, adesso mi hanno dato un appartamento, c'è una possibilità di un palazzo che addirittura ha resistito al terremoto del 908 e tante cose che poi sono a seguire, che Pasquali mette sempre in evidenza. Lui chiaramente viene prima del terremoto, lo soffre da messinese, piange, e tante altre cose ci riportano a un tentativo di vedere questa casa recuperata dopo un periodo di abbandono, addirittura un'asta fallimentare, addirittura persone che l'acquistano nella prospettiva di metterla giù. C'è un gazebo esterno alla casa perché c'è un ristorante un po' particolare a Messina, la voleva imbrigliata in una fase di risanamento. E la prima battaglia che abbiamo fatto con le autorità preposte, qui si è mosso veramente la volontà di recuperare quel palazzo, è stata proprio di sgomberare tutto quello che c'era da sgomberare, e quindi una facciata che viene imposta a chi aveva comperato, e quindi tutt'altro che demolire, ma recuperare quello che oggi lo vediamo essere il palazzo più bello che riguarda il dopo terremoto e soprattutto... Eccolo qui. Eccolo, lo vediamo bene, Piero. E quella targa che vediamo è la targa che è stata apposta, certo, appunto dall'associazione. Io volevo credere al professore Rando, visto che Pascoli è rimasto a Messina cinque anni. Ricordiamolo per chi non è di Messina o per chi lo è e non, certo, l'ha riconosciuto: Piazza Don Fano. Siamo Piazza Don Fano, Largo Risorgimento. Noi la chiamiamo Piazza Don Fano. E volevo chiedere al professor Rando, visto che Pascoli è stato a Messina per 5 anni, 1887 a 1902, ha composto delle poesie, ma ha composto altre cose. E il professore ha curato un volume che veramente interessante, di cui ce ne parlerà. Vorrei un pochettino che lei approfondisse questa attività di Pascoli a Messina, visto che lui disse che a Messina ci visse i 5 anni più operosi della sua vita. Sì, poco fa si parlava di creatività. Io penso che la misura dell'amore di Pascoli per Messina si possa evidenziare anche dall'enorme creatività di Pascoli. Il poeta a Messina si trovava a suo agio dopo un momento iniziale di perplessità. Tant'è vero che a Messina compose 5 mirici, quasi tutti i canti di Castelvecchio, buona parte di, vi dico, di odi e inni, il doppio dei poemetti del... A Messina fece la seconda edizione dei poemetti e quindi raddoppiò, in questa edizione raddoppiò il numero dei poemetti, tutti composti nel periodo messinese. Nel periodo messinese Pascoli si alternava fra Messina e Castelvecchio, ovviamente, a Barga, cioè in provincia di Lucca, dove prima affittava una villa, poi aveva preso in affitto, poi la comprò con i soldi guadagnati con le medaglie d'oro vinte per i componimenti in latino. Vi dicevo, odi e inni, quasi tutti gli odi e inni, molti poemi conviviali, Anticlo, Sileno, alcune poesie varie, molte poesie in latino, e poi alcuni discorsi importantissimi, tutti componimenti che Pascoli produsse appunto abitando nella nostra città. Vogliamo ricordare la poesia più famosa scritta a Messina tra tutte quelle che lei ha raccolto in quel volume? Ma sono molte quelle che si... La più rappresentativa. Si parla dell'Aquilone, si parla delle Ciaramelle. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Bene. Perché... E quindi sono delle poesie di quelle veramente più conosciute, quelle che abbiamo studiato a scuola. Molti magari non sanno che c'era questo legame particolare fra Pascoli e Messina. Ma Pascoli perché viene a Messina, professore Rando? Ma è un po' controversa la questione. Lui era stato bocciato l'anno prima dall'Università di Roma perché aveva pubblicato in precedenza 2 antologie latine, e sulla base della pubblicazione di queste antologie latine sperava di avere una cattedra di latino a Roma. La città positiva.
Il Condominio Amico è un centro servizi per amministratori condominiali e garantisce aspetti professionali. Formazione obbligatoria per legge, bilanci revisionati e certificati, organismo di mediazione per la risoluzione di controversie condominiali. Aspetti gestionali. Portale web e applicazione su telefonini iOS e Android, adempimenti e bonus fiscali, call center al servizio dei condomini. Aspetti commerciali. Oggi cambia ruolo da amministratore a manager. Convenzioni con i fornitori, pubblicità su facciate, wifi, videosorveglianza e badante condominiale. Tutto questo riduce i costi per i condomini. Il Condominio Amico. Tutte le informazioni al numero 090 47 69 8. BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it. DR Broker è il tuo consulente assicurativo di fiducia. Una realtà innovativa per consulenza, efficienza di servizio al cliente, professionalità. Attraverso una gamma di società e prodotti a tutela della persona, delle famiglie, dei professionisti e delle aziende. DR Broker ti propone le migliori soluzioni assicurative per tutte le tue esigenze. Auto, moto, infortunio, RC professionale, casa, vita e perché no, facendoti risparmiare. DR Broker, via Ugo Bassi 204, Messina. Telefono 090 651 0424. Change, il servizio di cambia valute a Messina. Acquisto e vendita a valuta estera. Change, presso Fincentrale, via Garibaldi numero 102, Messina. L'altra Messina. E quindi, no lastimi, partiamo con la puntata numero 11. Allora, prego Daniela. Prego. Noi e il mare, ho il piacere di avere qui con noi stasera il professor Emilio De Domenico. Buonasera professor Emilio De Domenico, benvenuto. E il biologo marino Andrea Potoschi. Ciao Andrea, benvenuto. Caro Emilio, io ho avuto il piacere di invitarti qui perché so che tu potrai raccontarci il mare, lo stretto di Messina e tutte le meraviglie che si racchiudono in questa piccola fascia di mare in una maniera meravigliosa. E allora da cosa vuoi cominciare a parlarci, Emilio? Dai. Intanto io ho aderito con piacere perché mi hai invitato tu. Ah, grazie. Da che cosa possiamo cominciare? Intanto da cercare di capire che cos'è lo Stretto di Messina, che è sicuramente una bellezza incomparabile. E capire perché questo ambiente, che per un certo verso è sempre stato un ambiente misterioso, ricordiamoci i mostri, Scilla, certo, Scilla, Carindi, e le sirene. Le sirene, tutte le leggende che sono fiorite. La realtà è di una semplicità incredibile. Lo Stretto di Messina è un punto di separazione o di congiunzione fra il bacino ionico e il bacino tirrenico. In pratica questi due mari si comportano come mari distinti e separati. Un esempio velocissimo, se io vado a guardare le maree fra le coste della Francia e le coste del Nord Africa, semplifico, se c'è alta marea in Francia,
ci sarà bassa marea in Nord Africa. Uh-huh. Invece, se io vado a guardare lo stretto di Messina, io ho due bacini distinti, per cui quando come se ci fosse una diga nel che li centro separa, dello come stretto, se fossero separati separa, e non uniti. Che separa i due bacini. Per cui se c'è alta marea nello Ionio, c'ho bassa marea nel Tirreno. Questo determina, siccome il liquido, l'acqua è un fluido, quindi se fosse una cava di sabbia, io vedrei la sabbia che scende da una montagna e va a finire in una valle. Siccome invece è un fluido, io non vedo niente di tutto questo, però lo percepisco in tutti i vortici, i gorghi che nascono nello stretto di Messina. Che si vedono chiaramente. Che si vedono chiaramente, che sono l'effetto, la manifestazione dell'incontro di queste masse d'acqua. Ecco, quindi sono correnti queste che si incontrano? Sono correnti. Abbiamo qui la prima diapositiva. Quelli sì. Sono i tagli di corrente, ecco. Vero professore Vito? Sì, questi, no, questi sono, questa è ancora una schematizzazione delle correnti. Vedete, in rosso è evidenziata l'acqua che c'è nel Tirreno, sì. In verde è evidenziata l'acqua che c'è nello Ionio. Al cambiare della corrente, vedete sì. Che prima ce n'è una che scende e l'altra che cerca di risalire. Nella seconda parte della figura vedete che sta invece entrando l'acqua montante. L'acqua dallo Ionio sta entrando nel Tirreno, con gli effetti che questo determina. E un'altra considerazione da fare per capire una cosa legata a questa acqua ionica che risale. L'acqua ionica che comincia a risalire all'altezza di Taormina e sale fino allo stretto e nello stretto arriva in superficie, di fatto è un'acqua più fredda perché è un'acqua profonda che riesce a diciamo che arriva da profondità di almeno 800 metri. Ecco perché facendo il bagno a Tremestieri l'acqua è più fredda che non a Mortelle. Certo. Sì, non c'è dubbio, Mortelle e Tirreno, quindi è già mare. È più calda. Certo. Invece certo. Da Tremestieri in poi troviamo quest'acqua molto più fredda. Per intenderci, l'acqua fredda che noi sentiamo nello stretto di Messina è fredda perché è profonda, certo. Nel senso che se noi andassimo a farci il bagno nel mare Ionio a Capopassero, noi troveremmo a settembre-ottobre un'acqua di 25-26 gradi, acqua calda. Mentre nello stretto di Messina abbiamo sempre 13-14 gradi di temperatura. Professore, quindi anche d'inverno, anche d'estate è calda. Ritornando alle correnti, che sì. Mi pare cambino ogni 6 ore, sì, sì, ecco, sì. Che influenza hanno sulla vita? Su tutto ciò che è lo stretto di Messina, il cambio di corrente. Un'influenza grandissima, lo vedremo nel filmato che manderemo fra qualche istante. Sì. Qui intanto nella figura c'è vengono evidenziati vari momenti della corrente. Per esempio nella parte superiore sì. Sono i tagli, nella parte inferiore sono i vortici. In pratica ci che sono. Che differenza c'è fra un taglio e un vortice? Allora, nel caso del taglio è l'incontro fra le due masse d'acqua. Le due correnti che si incontrano. Le due correnti che si incontrano, per cui è come se un'acqua più leggera incontrasse l'acqua più leggera incontra un'acqua più pesante, quindi è come se incontrasse un muro, fra virgolette, capite? Questo in superficie o anche sotto? In superficie. E quindi si scontra come se incontrasse la terraferma. E in questo caso nascono delle onde vere e proprie. Okay. Nel caso dei vortici, invece, sì. È un incontro. Queste masse d'acqua, una è calda, l'altra è fredda, hanno due versi opposti, quindi incontrandosi si accelerano e nasce un vortice nell'incontro, nello scorrimento di queste due masse d'acqua. Le chiedo scusa, sì. Quello che succede in superficie ha la stessa forza e la stessa intensità di quello che succede a 20 metri sotto? Parlo dei tagli di corrente. Perché glielo dico? Perché da un certo punto, da un certo punto di vista, Barra, sì, da un certo punto di vista qualche no. Riccio, che quando incontra questi tagli deve addirittura ancorarsi con il pugnale per evitare che la corrente lo trascini. Lo vedremo nel adesso filmato. Adesso ce okay. Lo farà vedere. Bene. Anzi, se ora andiamo al filmato, vediamo il filmato. Potremmo soddisfare tutte queste curiosità. Eccoci qua. Okay. E soddisferemo molte curiosità. Esatto. Andiamo.
Intanto il rigoglio di vita che c'è nei fondali dello stretto è qualcosa di eccezionale. La fauna. La fauna e la flora che c'è nello stretto di Messina è sicuramente qualcosa di eccezionale. Descrivici cosa si vede, perché noi non siamo esperti. Sì, lo so. Quando io vi dico che abbiamo che incontriamo la paramuricea scientifico. Ecco. No. Se guardiamo con attenzione, oltre ai vari idrozoi che ci sono, questi coralli che vediamo così colorati, nascosto in questa vegetazione, fra virgolette, perché sono animali, non sono vegetali. troviamo anche degli organismi superiori molto appetitosi, qualcuno di questi non è più commerciabile perché è salvaguardato, quindi è protetto. Sì. È protetto. Professore, quello che io le voglio chiedere, che magari si chiederanno anche i telespettatori da casa, è questo qui. Stiamo vedendo le immagini bellissime. Sì. Lo stato di salute della fauna dello stretto di Messina è rovinato da inquinamento o è ancora è buono? Cioè, qual è lo stato di salute? Ecco. Lo stato di salute, entro certi limiti, è ancora buono, è sicuramente buono. Lo stretto di Messina ha delle zone molto brulle e delle zone molto rigogliose, che è funzione anche della profondità e del tipo di substrato. Quello ci salva dall'inquinamento? Le correnti sicuramente ci salvano. Puliscono perché tutto? Su questo non c'è dubbio, certo. Lo portano altrove, eventualmente ce ne fosse. Altrimenti avremmo problemi di inquinamento importanti. Allora, il porto di Messina è un porto così bello anche perché la corrente lo ripulisce ogni volta che continuamente, cambia. Continuamente, certo. È un continuo cambiamento dell'acqua. Tra l'altro il porto di Messina è anche molto profondo al centro, credo che arrivi almeno a 50 metri, quindi non può non essere pulito per principio perché l'acqua è continuamente in movimento in questa zona. Lo dico perché è un crocevia di navi che vanno da nord a sud, da Suez, passano tutte allo stretto di Messina, quindi probabilmente l'inquinamento è da tenere sott'occhio. Ci salva la profondità e le correnti. E i venti anche, no? Anche i venti, moltissimo. I venti che si sono nello stretto ci ecco, salvano. Ecco, io vi chiedo di guardare questa immagine che sembra un parrucchiere che sta pettinando una gentile signora col phon. Sì. Invece è la corrente che sta aumentando. Qui siamo nella zona di Mortelle, quindi lato Tirreno. Sì. Guardate come si muove questa Posidonia, come se fossero dei capelli mossi dal phon. È una corrente ancora non forte, tant'è vero che il subacqueo sta riuscendo a fare le riprese. Certo. Però si comincia a muoversi da lì. Un'altra immagine, Cala di Junco che passa la china. Uh-huh. Allora questo organismo si piega in questo senso e poi si ripiegherà al cambio della corrente e grazie alla corrente che passa riesce a trattenere nei suoi tentacoli, chiamiamoli così per capirci, tutto il materiale che c'è in sospensione nell'acqua. Guardate in questo punto, ecco, vedete, si è vista. Prima si è visto una aragosta, ecco. Guardate questa meravigliosa cicala, ormai è protetta, non si può mangiare più, una prelibatezza. Bene. Guarda, e questa è una zona dello stretto, per esempio, in cui c'è poco rigoglio perché c'è molto, la profondità è tale che non riesce a Guardate questo calamaro che scappa perché ha visto il subacqueo. Il subacqueo vuole scappare. Io ho fatto un corso di open water e ho avuto il piacere di immergermi nelle acque dello stretto e di godere di queste bellezze. Andrea è stato artefice di alcune delle foto che abbiamo visto. Sì, vero, tra l'altro in questa immersione ero presente. Ah, eri presente tu, quindi il calamaro l'hai visto che scappava. L'ho visto, sì, è attratto dalle nostre luci. Certo, perché per vedere il fondo in questa maniera bisogna mettere delle luci, se no sott'acqua non si vede niente. Sì, sì, soprattutto di notte. Perché, sì, anche, ecco, infatti, si vedono i colori. Esatto, ecco, per vedere i colori. Andrea
è venuto qui, è un biologo marino, e ci ha portato anche lui un contributo, un filmato, perché tu ti sei occupato dal punto di vista scientifico di un evento che è stato fatto per la prima volta nello stretto di Messina, che è la marcatura del tonno, nella pesca del tonno. Nella pesca del tonno, sì. Ci vuoi raccontare un pochettino questo come progetto funziona questa cosa? Vediamo se ci mandano il filmato, per sì, favore. Sì, già sta andando in onda, sì. Okay. È un progetto a cui ho preso parte, fatto dall'UNIMAR, che sì? è un istituto di ricerca che svolge le proprie attività scientifiche nell'ambito della pesca e dell'acquacultura. La prima volta che è stato fatto qui nello stretto, perché come dice il professore, lo stretto è un posto molto molto particolare, soprattutto per il passaggio del tonno, perché avviene un flusso migratorio, per cui il tonno entra, diciamo, dallo Ionio e passa nello stretto. Ah, passa attraverso, passa nello stretto, passa, e in teoria dovrebbe anche uscire dal Tirreno. Okay. Però con il nostro progetto che abbiamo fatto, questo sì? lavoro, il tonno viene pescato. Sì. E viene non allo scopo di ucciderlo, diciamo, no, per mangiarlo, no. Ma a quale scopo? Allo viene scopo? Preso vivo, sì? innanzitutto, e viene introdotta una marca. Sì. Sul tonno, sulla parte... un chip si sì, è una marca, si chiama una marca satellitare, un pop-up, che viene introdotto sulla parte dorsale del tonno, sì? dietro la spina, fra i due, diciamo, condoli, la parte più dura, perché non si deve staccare. Certo, perché deve andare col tonno, mentre satellitare. Il tonno continuerà a muoversi, esatto, nell'acqua, possiamo vedere... e viaggerà, giusto? Esatto, nel filmato viene catturato. Sì? Il momento importante è non farlo morire, perché si stanca facilmente e quindi si rischia la morte del perché tonno. Perché questo era il modo in cui lo pescavano. Come lo pescano tradizionalmente i pescatori. Certo. Sono stati, diciamo, capaci di non farlo stancare e farlo arrivare vivo. Perfetto, a quindi bordo. Voi avete apposto questa marca. Una volta sulla che viene stata a bordo, tonno, viene messa questa marca, sì? satellitare, e poi questa serve e poi viene cosa? Rilasciato. Lo rimettete nell'acqua. Una volta che viene rilasciato, il tonno compie il suo tragitto normale, se ne va. Certo. Se ne va, per modo di dire, perché abbiamo catturato. Questa marca in pratica si stacca dopo un anno, sì? perché noi tariamo questa marca satellitare. Ah, un periodo, dopo un anno, okay. questa marca risale in superficie. Risale in superficie e trasmette i dati nell'arco di un anno di quello che è successo durante tutto l'anno. Quindi si tutto può il tragitto capire... che ha fatto il tonno. Certo, quindi tipo... possiamo vedere anche da questa marca sia pH, temperatura dell'acqua e tutto il tragitto che ha fatto il tonno. E l'utilità di questo, di questa marcatura, quindi qual è? Fornirci informazioni? Informazioni sullo stato di salute anche del tonno. Certo, perché... E sui vari spostamenti che fa. Perché un tonno, ad esempio, marcato nello stretto di Messina, dopo tre giorni lo abbiamo ricatturato nello stretto di Messina. La stessa cosa, sempre marcato nello stretto, ha fatto il giro della Sicilia e poi è uscito dallo stretto di Gibilterra e è stato catturato nell'Oceano Atlantico. Pensa un po'. Quindi stretto, abbiamo visto tutto... Stretto di Messina, crocevia anche dei flussi di tonni, così come abbiamo avuto altre puntate scorse, crocevia dei flussi uccelli, dei rapaci, delle rapaci degli uccelli, delle cicogne. Pensate delle cicogne. Quanto è importante questo pezzo di terra dove noi viviamo e come va tutelato. È rispettato. A da proposito tutti. Di questo, professore, abbiamo pochi minuti. Io, parlando di mare, visto che lei è professore di oceanografia, insomma, ha vissuto una vita, ha lavorato e ha insegnato il mare, io volevo sapere che influsso può avere sulla vita di ognuno di noi il fatto di vivere in una città di mare. È una domanda che io ho pensato diverse volte preparando questa puntata, perché ci sono tante persone che dicono: io non potrei vivere a Milano perché non c'è il mare. Magari che non lo vedo per una settimana, per due, per tre, ma il fatto di sapere che c'è il mare vicino mi si apre il cuore. Quindi c'è questa cosa, poi chiederemo anche alla nostra psicologa, che è interiore, c'è un rapporto tra lo stato di salute, la psiche di ognuno di noi e il fatto di vivere in una città di mare. C'è una relazione. Premesso che non sono né medico né psicologo, io personalmente lontano dal mare non potrei vivere. Però un ricordo, le popolazioni, i bambini che vivevano tanti anni fa in Lombardia o in Emilia venivano portati in colonia al mare per poter fare respirare loro l'aria di mare. Lo iodio. E c'erano le colonie sia in Adriatico che in Mar Ligure, proprio frequentate da bambini che vivevano in regioni come Piemonte, dove il mare Lombardia, non c'era. O una parte del Veneto dove il mare non c'era.
Giriamo la domanda alla nostra psicologa. Ilenia, a questo proposito, quanto il mare influisce sulla nostra psiche? Allora, influisce moltissimo, ce lo dice anche la scienza, che fa bene al cervello e ci rende felici. Perché questo? È vero questo. Ci rende davvero felici, perché in realtà, perché felicità? Perché a contatto con l'acqua, grazie a questo, stimola il cervello e stimola delle sostanze proprio chimiche del nostro cervello che sono correlate all'aspetto appunto felicità. Certo, e anche sono al liquido amniotico forse, no? Sono la dopamina, la serotonina, l'ossitocina, queste sono le sostanze chimiche, e se proprio andiamo sul tecnico. Al di là di questo poi è chiaro che ci sono dei benefici anche da un punto di vista visivo, perché se noi pensiamo a questa grande massa d'acqua color blu, infatti è stato fatto anche uno studio nel 2003 circa, uno studio importante dove veniva chiesto a 232 persone si chiedeva qual è il tuo colore preferito, e proprio tutte queste persone che facevano parte di varie parti del mondo, non parliamo di persone che erano di un'unica luogo, tutti dicevano che il loro colore preferito fosse proprio il blu. Quindi già questo era indicativo, e poi perché questo blu dà sollievo. Ci dà sollievo, tu parlavi infatti prima di anima. È un colore che si usa anche in cromoterapia con questo obiettivo, esattamente, per esempio. Esattamente, la cromoterapia. E i colori sono essenziali, anche perché poi il mare cambia, passa dal blu, passa dal verde, tutti i colori molto distensivi che danno sollievo. Poi è chiaro che riesce anche, da un altro studio condotto, il mare riesce anche a ringiovanire quelle che possono essere le menti stanche. Perché dico questo? Perché è stato condotto proprio uno studio interessante su due studenti che se posti davanti a delle stanze, era uno studio chiaramente basato sia sul rendimento che sulla concentrazione, quindi quello che poi, quando parlo di concentrazione, ma quella che è la nostra capacità attentiva. E i ragazzi, se venivano date le loro stanze in un ambiente paesaggistico, quindi dove c'erano più alberi, dove c'era anche una vista sul mare, si è notato, a differenza di altri che magari avevano una vista più sui centri urbani, avevano maggiore rendimento e migliori risultati, quindi maggiore concentrazione. Molto interessante, quindi poi, quanto siamo fortunati noi, Ilenia. Sì, è un antistress. Possiamo guardare il mare continuamente per tutta la nostra vita. È un antistress, anche perché poi bisogna dire anche questo, in realtà il rapporto noi con l'acqua lo abbiamo fin da principio. Certo, infatti ho detto il liquido amniotico, ti ho detto il liquido, non solo il liquido amniotico, ma anche se pensiamo che il nostro corpo... Siamo fatti di acqua. Siamo fatti di acqua e in genere il 75%. Forse anche di più. E molto di più anche. Infatti. In genere circa il 75% e ci consente questa idratazione di avere, avere un buon funzionamento organico dei nostri organi. Ce ne dimentichiamo, noi dimentichiamo spesso tante cose importanti. Sì, è vero, e poi anche una cosa che volevo dire, il nostro cervello ha una caratteristica importante che si chiama plasticità. La plasticità perché ogni cosa che noi sperimentiamo genera un cambiamento, quindi se noi pensiamo al meditare, all'osservare il mare, questa grande massa gigantesca di acqua, già sono due esperienze che creano proprio un potente cambiamento. Cambiamento nella dentro nostra di noi. Mente, sì. Bene, vi ringrazio. L'altra Messina. La città positiva. Ritorniamo a parlare con i nostri ospiti e parliamo di una delle cose più belle, più straordinarie, più antiche, una tradizione eccezionale nello stretto di Messina, la caccia al pesce spada. E non potevamo non invitare un pescatore, un armatore, il proprietario di una feluca, forse una delle più importanti. La feluca si chiama Zeus, lui è il signor Giuseppe Mancuso, papà della collega Palmiro Mancuso. Mi ha fatto molto piacere che ci sia anche lei questa sera in trasmissione, direttrice del giornale multimediale della web tv messinaora.it. Adesso parliamo con Palmira, ma prima io voglio sentire voglio vedere le mani del signor Mancuso, la prego, perché dicono tutto queste mani, mani di pescatore. Lei lo fa da sempre il pescatore? No, io il pescatore lo faccio da sempre, ma in realtà ho fatto due attività. Uno ho fatto sempre il pescatore, un altro ho fatto sempre l'ufficiale. Bene. Di marina. Bene, bene. Parliamo della sua feluca e parliamo della pesca del pesce spada, non prima di aver ricordato che c'è un libro che è un po' cult di questa della caccia del pesce spada, quella di Rocco Siscia,
ex procuratore della Repubblica, papà di un mio carissimo amico Roberto Sisci. Questo è un libro edito dalla EDAS, è in commercio da una quindicina d'anni, e se siete appassionati di questa cosa e se vi appassionerà quello che ascoltato, è un'occasione per comprarlo. EDAS, via San Giovanni Bosco, La caccia del pesce spada nello stretto di Messina. Eccomi a lei. Allora, parliamo della sua barca, della sua feluca. Allora, questa imbarcazione è nata nel 1971. È quella che è a Fiumaraguardia, vero? Qui, sì. Quando passeggiate da quelle parti vedrete questa grande feluca. E a suo tempo è stata in realtà la più grande barca che c'era al momento e la più veloce in assoluto. Bene. Anche perché credo che fosse... Forse è stata la prima imbarcazione che aveva i motori sovralimentati in Italia. Vabbè, parliamo quello, quindi la cosa sanguigna, la cosa che ci piace. Raggiungeva una buona velocità, eccetera. Lei pesca il pesce spada da quanti anni? Da quando avevo 5-6 anni. Quindi lo pescava anche con l'untro? Sì, lo pescavo anche con l'untro quando ero ragazzo e mi mettevano nella feluca quando era ferma. E mi facevano stare, quando ero piccolino, nella feluga a togliere l'acqua dalla barca. Guardi che cosa abbiamo qui. Io, questo è un modello che ha portato Nino Principato, che fece Tringali, Luciano Tringali, se non ricordo male. Io vorrei che lei spiegasse, intanto, questa è l'antesignana della feluga. Prima c'erano i luntri, queste piccole imbarcazioni. La feluga è sempre esistita. Ah. Perché questo qui andava dietro alla feluga, okay, che era una feluga senza motore, che si doveva ancorare nelle zone di posta, perché nello stretto abbiamo le zone di posta, diciamo le zone, sì, diciamo, demaniali, dove ognuno prendeva, diciamo, il suo tratto di mare. La feluga, adesso noi vedremo un filmato di un paio di minuti e sentiremo proprio i comandi. Esatto. Allora, intanto ci spieghi un po' tutte le cose. Quanto, esatto, è lungo un luntro? Un luntro è lungo circa 7 metri. 7 metri. Ci sono 4 vogatori. Ci sono 4 vogatori e ci sono 4 remi abbastanza lunghi. Poi uno si chiama palella, stremo, mezzo, poppa. Sono 4 remi. Questi qua, stremo e palella, servivano come timone, che erano quelli che regolavano i movimenti, bene, diciamo così. Questi vengono chiamati maschette e questo viene chiamato ufarere, il farere. Diciamo quello così, che dà i comandi a tutti. Che dava i comandi all'arpionatore. Che sta a vocinatore, che sta a poppa. A poppa, questa è poppa. E l'arpionatore sta a prua? A poppa. L'arpionatore sta a poppa. Ah, scusi l'ignoranza, no, ero convinto, no, che no, no, è no, dalla prua, un po' come la, no, feluca. No, che... no, la prua della feluca è diversa, il motore, okay, già cambia le caratteristiche. Quindi è da si qui che si arpionava il pesce spada, dalla si arpionava di qua e avevano due praticamente aste singole con di legno, di ilice, con un arpione singolo. Sì. Ed era molto più difficile di oggi, okay, perché oggi praticamente ci sono 2-3 arpioni. Mandiamo intanto il filmato, così, esatto, sentiamo qualche comando e lei, se vuole commentare, però è bello anche sentire i comandi in dialetto di questo, com'è, certo, che si chiama quello che stava qui? Ufare roto. Benissimo. È stato molto bello vedere questo filmato sull'untro, ma ora torniamo al signor Mancuso, a Zeus, alla sua feluca e alla sua attività di pescatore nello stretto di Messina del pesce spada. Come, e allora, parliamo della sua barca, stiamo vedendo le sue immagini in questo momento. Il periodo, ci sono dei periodi particolari in cui è vietata la pesca e quali sono i periodi in cui invece è autorizzata la pesca? Allora, la pesca del pesce spada non è mai vietata, è vietata solamente questo glielo do in mano. Grazie. È vietata solamente per il tempo. Allora, noi abbiamo due periodi, maggio-giugno, dove praticamente la pesca ottimale è nella zona Calabra. Quindi, zona Calabra si intende da Punta Cannitello, sì, fino a Bagnara. Va bene, va bene. Invece, dal, diciamo, primi luglio-agosto è veramente nello stretto di Messina.
Bene. Dove praticamente diciamo in quel periodo i pesci vanno da nord verso sud. Ecco. Da luglio in poi i pesci vanno da sud verso nord. Questo è lei che ha pescato un pesce spada, sì. E che cosa sta facendo in questo momento? Sto tagliando, praticamente noi chiamiamo botta, che è la zona dove è stato arpionato il pesce fiocinato. Okay. È un gesto rituale, giusto questo? No, quello no. Diciamo così, è fatto per uno per prendere un po' di pescato per mangiarcelo perché fresco. Vedo che lo fanno sempre. E nello stesso giusto? Tempo prima liberare un po' di carne che è un po' maltrattata. Ah, perché è stata maltrattata. Per evitare okay. Un pochino di situazione. Comunque molte volte noi lo allarghiamo. Ma lo fa, si fa sempre più. Però. Si fa sempre per noi questo. Noi quasi lo facciamo rito, sempre quando senso... il pesce è un po' grossetto. Quando è piccolino, diciamo se è 30 kg, 25, 38, ma si pescano pure quelli 40... di 30 kg? Non è meglio liberarli e poi pescarli quando sono? No, perché non ci sono più qua. Quelli poi si pescano anche i piccoli? Passano, no, non sono piccoli. Piccoli non si possono pescare, si chiamano i pulcinelli, cioè il pesce spada piccolo. Sono protetti. Che fino a 5, 6 kg, 10 kg. Dopodiché, diciamo, si possono pescare dai 15 kg in su. Lei converrà con me che questa cosa bella... Esiste la pesca del pesce spada nello stretto, va tutelata perché ci possa essere sempre, giusto? Quindi se ci sono delle specie protette, se ci sono dei periodi in cui non vanno pescati, non vanno pescati perché andranno pescati quando saranno più grandi, per cui questa cosa potrà andare avanti per sempre, esatto. Se si rispettano le regole. Esatto, giusto? Infatti quello che distruggeva tutto il pescato del pesce spada erano i consi piccoli, quando li pigliavano piccolini tutti quanti. Va bene, e questo qui non ne parliamo perché noi parliamo di cose belle. Ora lei ci deve parlare, ci deve raccontare una sua avventura. Esatto, una cosa emozionale, qualcosa che emozioni i nostri telespettatori. Ce ne racconti una delle tante. È una delle tante, sì, ma questa è molto emozionante perché si entra con un sentimento, c'è il sentimento del pesce. Bene. E quindi si tratta di una coppia di pesce spada. Io mi sono trovato in una circostanza che un bel giorno con mare calmo ero, perché io faccio sia il fiocinatore che l'avvistatore. Mi trovavo ad avvistare ed ero sull'antenna e ho visto un mare che si muoveva a distanza lontano. Ho detto io, ma che cosa è questa cosa qui? Dov'era? In che zona del mare? Ero nella zona del, diciamo così, oltre Mortelle, insomma, sì, a largo di Mortelle, sì, poi sì. Un pochino più a largo. Sì. E stavo andando con la prora verso... Sì. E stavo andando con la prora verso Milazzo. Allora, improvvisamente, io mi avvicino, ma siccome vedevo una cosa talmente strana, vedevo come se un pesce spada giocava su un legno. Ho detto, possibile mai? Su un legno che galleggiava? Su un legno che galleggia. Sì. Ho detto, possibile che c'è un pesce che gioca sul legno che galleggia? Avviciniamoci. Ho detto, ma che cos'è, una cosa stranissima? Mi avvicino, e che cos'era? Era una coppia di pesce spada, erano due. Che cosa succedeva? E io mi sono fermato, ho detto io, siccome posso guardare a distanza di 300-400 metri, quindi senza dare fastidio e niente, e io ho detto agli altri, perché sull'antenna stiamo sempre 2, 3, 4 persone, sì. Ah, beh, la coppia, ci sia calma, stiamo fermi, vediamo un po' di che cosa si tratta questa situazione. Sono due pesce spada che magari erano innamorati tra di esatto. loro, chi lo sa? La coppia che era innamorata, però questo non l'avevo mai vista, questa operazione, sì. Così. E che cosa ho visto? Ho visto che un bel momento il maschio, che era un 60 kg, saliva sulla schiena della femmina che era in superficie, che poi saliva con le penne in superficie quasi proprio a galla, e lui ci saliva di sopra, la saltava e gli girava di sopra. Stavano giocando? E gli diceva, era un innamoramento, non molto forse particolare. Era un rituale d'amore. Era un innamoramento. Ma lei era fermo come un pezzo di legno, cioè non si muoveva per niente, tanto che io, siccome era per giunta nera, e ho detto io, ma accostiamoci ancora un altro pochino, guardiamola meglio, eccetera. Sì. Mentre che ci avvicinavo un pochino, giustamente ho visto, ma sempre mentre che mi avvicinavo, 3, 4, 5 volte questo pesce spada che girava così. Mai vista una cosa del genere, che un pesce spada gli passava sulla schiena della femmina a giocare in quella maniera. Gli passava di sotto. Sì. E gli passava proprio e la strofinava. Sì. Un bel momento che cosa vediamo? Vediamo una scia bianca, perché la femmina era in uno stato partoriente, diciamo, che stava buttando le uova. Sì. E quindi? E quindi automaticamente lei ferma, buttava le uova
e il maschio praticamente li proliferava e si vedeva una scia bianca in mare che non finiva mai. E dice peschiamo, peschiamo, gli ho detto non peschiamo niente, gli ho detto lasciamogli fare tutto il lavoro. Bene. Infatti ho aspettato più di mezz'ora, quelli che gridavano e dicevano come mai, automaticamente io ho detto no, non dobbiamo prendere niente. Dobbiamo aspettare che finisce tutta questa operazione che lei si mette in movimento, bene, la femmina. Quindi ha buttato tutte le uova, il maschio ha proliferato tutte le uova, si è visto tutta questa operazione così. Ma ero talmente rimasto incantato di questa operazione, però il resto è venuto dopo. Perché un bel momento, oh, purtroppo la pesca è pesca, diciamo così, c'è l'attività di sopravvivenza per certi versi, si devono mantenere tante famiglie, tante situazioni, tante cose, per me era le avrei lasciate, devo dire la verità. Ma il pesce tutti ce lo mangiamo, c'è poco da fare. Sì, lo so, una storia del genere, però un bel momento siamo andati lì e abbiamo colpito la femmina. Si è messa in movimento, lei avanti, che normalmente cammina avanti, lui indietro, e abbiamo colpito la femmina. Il maschio, poveretto, mai visto un maschio così affettuoso, così innamorato, stava vicino sempre alla femmina a mezzo metro. E non l'abbandonava da mezzo metro, sia quando era nel fondo, sia quando era sopra. Mannaggia. Perché forse col senno di poi lei ci avrebbe ripensato. Nonostante la pesca è pesca, nonostante sì, il lavoro è lavoro. Infatti, forse oggi col senno di poi lei un po' si è pentito. Giuro. E lo capisco. Diciamo che è straziante questa da come l'ha raccontato un po' una si è pentito. Una storia straziante. No, me la ricordo perché che colpisce il cuore, no? Sì, sì, giuro, mi sentivo un po', ecco, diciamo così, avere fatto una cosa del genere, non tanta buona. Certo. Però il peggio è ancora doveva ancora arrivare. Deve venire. Che non è successo poi? Chiamato peggio, diciamo, sì, mettenti verso, sì, eccetera. Sì. Allora un bel momento tirano sopra questo pesce spada, questa femmina, è arrivata là vicino, altro che canzone di Modugno. E arriva là. E allora era talmente vicino alla femmina, sì, che noi non potevamo pescarlo. Perché noi abbiamo la passerella con, sì, la cosa per, sì, poterlo pescare, non ci potevamo arrivare là, perché arrivavamo là e ci dovevamo girare perché stava molto vicino, ci girava proprio attorno alla barca. Quindi è stato graziato il maschio? No, non è stato graziato. Questa storia è non l'abbiamo graziato. Abbiamo fatto vari tentativi, sì, mollala in fondo, tirala sopra, perché facevamo tutte queste prove così, ma lui gli stava sempre vicino a mezzo metro, non ne voleva sentire. Quello diceva, e come facciamo? Ci ha detto, l'unica cosa da fare, sai cos'è? Gli ho detto io, togli gli arpioni della femmina, mettile, ti prepari da capo alla fiocina e gli tiri, quando sei ti passa la vicina a mezzo metro, gli tiri con questo. Immaginiamo come è andata a finire. Veramente, diciamo così, una cosa, certo, detta così, sì, non è, sì, quella, ma se ci fosse stata una cinepresa. Il fatto che lei se la ricordi dopo tanti anni e la dica non divertito, però anche con un po' di, sì, disappunto, fa capire che probabilmente col senno oggi non l'avrebbe rifatta. No, c'era, diciamo se così, le capitasse domani la stessa storia, la rifarebbe? Difficile che capita una storia del genere. Ma perché, se dovesse capitare? Ah, non lo farei di sicuro. Ecco, e questo volevamo sentirci dire. No, non lo farei di sicuro. Questo volevamo sentirci dire. Teniamo presente una cosa molto importante, che nei periodi di giugno, sia per i pesci spade che per i tonni, sì, il mare della proliferazione sono le isole Eolie, dove ci sono delle temperature particolari, dove tutti i tonni del Mediterraneo si incontrano là. Bene. E praticamente proliferano là, depongono le uova là, e allora noi in un bel momento siamo costretti, diciamo così, nemmeno a pescare, perché una volta li pescavamo, ora non abbiamo nemmeno la quota tonno e non li possiamo più pescare. I nostri tempi televisivi sono purtroppo quelli che sono, e mentre lei parlava di questa storia, noi vedevamo alle sue spalle anche l'arpionatura da una feluca di un pesce spada. Abbiamo solo pochi minuti, io volevo sentire Palmira, sì, che di solito fa le domande, per cui non ti faccio una domanda. Volevo sentire questo tuo rapporto con la tua famiglia,
il fatto che tu hai scelto giustamente un'altra strada, e le ragazze di prima sono state un'eccezione probabilmente, ma come vivi questo fatto di appartenere a una famiglia di pescatori? Io non vedo l'ora che arrivi giugno, perché per me il mare è appunto essenziale. Io sono una siciliana di scoglio, come, sì, come dicono i letterati. Per cui ovviamente, non potendo fisicamente continuare la tradizione, mi sto occupando di sviluppare la pescaturismo, ma anche di far conoscere questa tradizione marinaresca, che è proprio messinese, non c'è nessun'altra parte del mondo, anche all'estero. Quindi spesso appunto ne approfitto per invitare colleghi anche dai paesi esteri, eccetera, e per far conoscere questa tradizione. Devo dirti che con difficoltà che sono soprattutto legate appunto a raggiungerci, perché poi non è facile riuscire a partecipare al pescaturismo, però chiunque viene poi è un'esperienza che resta nel cuore. Io mi prenoto, signor Mancuso, è una cosa che ho da tantissimi anni desiderio. Vorrei prenotarmi per una giornata una battuta di pesca col pesce spada. Allora mi ascolti, signor Greco, i periodi per venire a pescare sono tutto luglio e fino a metà di agosto, perché il passaggio proprio del pesce dello stretto è nel mese di luglio, e si prendono un paio di pesci, bene o male adesso si incominciano a prendere, perché prima non c'era questa, diciamo, questa pesca. Ecco, rispetto questa a pesca. Prima, oggi la pesca del pesce spada è migliorata. C'è perché più hanno pesce. Eliminato le spadare. Okay. Avendo eliminato le spadare si è incrementato quello che è un po' il pescato. E i pesci. Tra l'altro, ecco, in ogni caso, durante l'inverno, novembre-dicembre, c'è anche il fermo di pesca. Certo. Non riguarda noi, ma guarda, infatti, guarda quelli con gli ami. Però consente una maggiore riproduttività. Certo, certo. Ma infatti è importante che gli equilibri siano sempre tenuti a pareggio, in modo che questa cosa continui. Noi abbiamo, devo dire una cosa, noi abbiamo delle deficienze per quanto riguarda, per esempio, la pescata del tonno. Delle tonnare, che una cala ne piglia 10.000, 20.000 nei periodi della proliferazione. Sì. Certo, e distruggono praticamente. Certo. È criminale. Certo. Proprio certo. In quel periodo. Voi prendeteli in un altro periodo. Sanno che non li possono prendere, ne possono prendere pochi. E li prendono in questo periodo. Infatti, fuori le isole Eole vanno tutte e fanno. Ecco perché hanno messo la quota tonno. Beh. E noi non ce l'abbiamo, che pigliamo solo 2-3 tonne, 4 tonne per barca. Certo. Bene. Stiamo cercando di avere. Meraviglia, i pesci sono meravigliosi, bisogna rispettare tutto ed essere rispettati, giusto? Ma voi dall'altro, una volta usciti per mare, ogni giorno è diverso, anche se tutti i giorni sono, tra virgolette, uguali, perché a volte si incontrano delfini. Io stesso ho incontrato una balena che sbuffava. Anche io l'ho vista. Ci sono novità così. Ci vorrebbero più trasmissioni. Oh, mamma mia. Noi ne abbiamo dedicata basta andare una. Al mare invece, certo, viverlo questo mare, che ci racconta e ci dà mille emozioni sempre diverse. Bene, grazie a Palmira Mancuso, grazie al signor Giuseppe Mancuso della Feluca Zeus. Adesso la pubblicità, ci rivediamo tra 3 minuti, continuiamo qui all'Altra Messina con la trasmissione Noi il Mare. Che fonte meraviglia di energia. Che meraviglia. Ci vediamo Anthony. Tra 3 minuti. La città positiva. Non è raro trovare delle famiglie dove intere generazioni sono state finanziate da noi. Da noi decine di migliaia di messinesi hanno fatto la cessione del quinto. La cessione del quinto a Messina è Fincentrale. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Mischiare rifiuti significa non preservare il futuro. Differenziamo.
BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it. Un'idea brillante, un prestito immediato, senza rate mensili, a partire da 200 euro. E i tuoi preziosi restano sempre tuoi. Il prestito su pegno, facile, sicuro, garantito per tutti. L'altra Messina. La città positiva. L'altra Messina. La città positiva. Papà, ma non lo sai che a Messina c'è la differenziata? Se ti becca la cucinotta. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Mischiare rifiuti significa non preservare il futuro. Differenziamo. Il Condominio Amico è un centro servizi per amministratori condominiali e garantisce aspetti professionali. Formazione obbligatoria per legge, bilanci revisionati e certificati, organismo di mediazione per la risoluzione di controversie condominiali. Aspetti gestionali. Portale web e applicazione su telefonini iOS e Android, adempimenti e bonus fiscali, call center al servizio dei condomini. Aspetti commerciali. Oggi cambia ruolo da amministratore a manager. Convenzioni con i fornitori, pubblicità su facciate, wifi, videosorveglianza e badante condominiale. Tutto questo riduce i costi per i condomini. Il Condominio Amico. Tutte le informazioni al numero 090 47 69 8. Sono Antonio Greco e sono il fondatore di Fincentrale. Non è raro trovare delle famiglie dove intere generazioni sono state finanziate da noi. Da noi decine di migliaia di messinesi hanno fatto la cessione del quinto. La cessione del quinto a Messina è Fincentrale. BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it. Un'idea brillante, un prestito immediato, senza rate mensili, a partire da 200 euro. E i tuoi preziosi restano sempre tuoi. Il prestito su pegno, facile, sicuro, garantito per tutti. L'altra Messina. La città positiva. Buonasera a tutti, Amarcord. Amarcord, Daniela, che dici? Ci vediamo all'Irrera? Vengo volentieri. Ah, vieni? E allora partiamo con la prima immagine. Certo che puoi. Grazie, sei gentile. Poi l'Irrera è un luogo mitico, è un luogo veramente che tutti ricordiamo con piacere. E partiamo con la prima immagine, dove c'è sicuramente il titoletto. Ci vediamo all'Irrera. Eccolo sta qui. Sta partendo, eccola qua. Però qua non puoi entrare, sai perché? Perché? È perché tu sei giovanissima, perché questa foto, penso un po', risale al 1897. E allora mi sa che non c'era Daniela. Non c'era Daniela. Mi sa che non c'era. Forse c'ero io, forse c'ero io. 1897, se andiamo indietro, perché è una foto bellissima, splendida, molto rara. Questo è Vincenzo Irrera, Don Vincenzo Irrera, vedete, bar moderno, pranzi, colazione, caffè espresso, cioccolate si diceva, non cioccolate, liquori, bar moderno, prezzi contenuti, pasticceria, c'era un po' di tutto e qua c'è scritto Vincenzo Irrera. Don Vincenzo Irrera nel 1897, epoca a cui risale questa foto rarissima, fonda il suo bar esattamente nel Corso Cavour,
grosso modo dove oggi c'è la piazza Antonello. Ah. Quindi questa tradizione mitica del Bar Irrera, che poi continuerà nel 1911 e lo vediamo nella seconda immagine. Ecco, facciamo un salto di qualche anno e arriviamo al 1911. Piazza Cairoli, Palazzo San Marco, in stile moresco, in stile gotico. Qui ci sono le sedie rigorosamente di legno, in quel periodo siamo a Piazza Cairoli. E nel 1911 il commendatore Vincenzo Irrera si trasferisce, armi e bagagli, in questo locale, che poi sarà il locale di riferimento, cara Daniela, che vedrà passerelle di attori, di registi, di personaggi importanti nel campo della letteratura, della storia, un po' dappertutto. E cara Daniela, qua puoi entrare. Meno male, sono contenta. Sì, sei giovanissima, quindi. E vediamo dove andiamo. Allora, intanto vediamo alcuni esterni di questo bar, vedi? Uh-huh. Questo palazzo bellissimo, veramente, in stile eclettico primo novecento, un po' moresco, perché gli archi, come vedi, hanno molto dell'arabo, quindi come se fosse un souk arabo. E adesso vedremo anche gli interni, sono delle foto abbastanza belle, abbastanza interessanti della Messina di allora. Ai Daniela, qua non che puoi entrare. Non posso entrare, Daniela. Ma insomma ce l'hai sempre con me. No, aspettiamo gli anni 50 e 60. Una volta da Barbisio pensando che fosse il suo negozio preferito. Perché era uomo. E Barbisio era d'uomo. Ma qua non puoi entrare. Ora qua non posso entrare, va perché bene. Perché è rigorosamente per uomini. Guarda Daniela, guarda se vedi una donna. No, ho guardato, non vedo potenza, donne. Potenza del sentimento pudico dell'epoca. Al pari siamo negli anni 30. Atmosfera, vedi, un pochettino moresca, un po' strana, un po' ottenebrante, fumo, e tutti che guardano verso il fotografo, non c'è una donna. Pazzesco, peccaminosa, quindi sai, la donna si guardava bene dall'entrare in quegli anni. E ne vediamo un'altra, guarda che eleganza. Bellissimo, questa signori, è bellissimo. Questo è il Bar Irrera degli anni 30, qualcosa di incredibile, è veramente qualcosa di eccezionale, la cura degli arredi, la cura degli elementi decorativi e anche l'eleganza, vedete, dei barman. Guardate, con la cravatta a farfalla, col papillon, questo addirittura sembra uscito fuori dal Moulin Rouge, sembra uscito fuori da un dipinto di Toulouse-Lautrec, dove c'era il cancan, dove c'erano questi locali un po' peccaminosi. Ecco, questa è la caratteristica, vedi, il locale peccaminoso. Però adesso di peccaminoso non c'era niente, perché le donne non c'erano. Hai ragione, ma adesso andiamo, guarda, passiamo dal Viale San Martino. Vediamo. Ecco, siamo negli anni 40. Qua posso entrare? Sì, adesso vedrai gli interni fra poco, okay. Sempre messo dall'alto il Viale San Martino, e questo è il Bar Irrera, Palazzo San Marco. Bene. Bellissimo. Procediamo sempre con questa carrellata, ed è questa è la vetrina all'esterno, e finalmente Daniela vuoi entrare. Meno male, sono contenta. E ti prendi il caffè con me. Ecco, vabbè, grazie. Entriamo, guarda che bello, Bellissimo il bancone. Tutti questi decori, questi bannelli, erano opera dello scultore Mazzullo di Graniti, e questo interno lo fece l'architetto Filippo Rovigo, che era l'architetto degli stabilimenti balneari di Mortelle, l'architetto del cinema Olimpia, del cinema Apollo, è l'architetto che ha rinnovato l'architettura a Messina, l'ha sprovincializzata proprio nel periodo degli anni 50, l'architettura razionalista. Ecco, questo era il famoso Irrera, e da qui il detto ci vediamo all'Irrera, eccolo qua Irrera, vedete? Siamo sempre negli anni 50 e 60, e questi sono i camerieri, eccoli, molto eleganti, con la giacca bianca classica, e poi gli ombrelloni, siamo d'estate, tavolini e sedie, bellissimo, stupendo, adesso c'è bellissimo davvero. E adesso mannaggia, abbiamo perso pure il Bar Irrera, Sì, sono stato interrotto, sto pure... Ma mi devo arrabbiare. Riprendiamo. Dai. Nino, scusami se intervengo. Sì, lo so, ma sai ogni tanto... Ma fai? Sei il più discolo del gruppo, sei quello che si lastimia sempre e che ogni volta fa interrompere la trasmissione. Mi lastimia, però mi dai... Guarda, guarda. Meriti un sigillo di garanzia. Bene, adesso ricordati, non lastimi. Non mi lastimerò più. E mi hai fatto un regalo, non ho capito. Lui si lamenta e tu gli fai il regalo. Vabbè, no, però io non capisco perché possa ricordare. Perché possa ricordare, vabbè. Nel positivo. Mi sfugge il meccanismo. E guardiamo questa bella foto, Daniela. Riconosci questo personaggio? Sì, riconosco, e chi? Dai, forza, Claudia. Claudia Cardinale. Ecco, Claudia Cardinale seduta nella zona all'aperto del Bar Irrera, e questo è Renato Irrera. Eccolo qua, Renato Irrera, questo grande, lungimirante imprenditore messinese che realizzò questo punto di riferimento, il salotto della città. Allora si identificava appunto con il Bar Irrera. Eccolo qua, questo è il commendatore Renato Irrera, seduto al tavolo.
E adesso vediamo anche altri interni di questo mitico locale. Qua ci sono vari barman, dei camerieri dell'Irrea, da sinistra Cuscinà, Rapuglia, D'Angelo, Giunta, Galletta, il Morbino, questo e Locandro. Vedete, sì. Questi sono tutti i barman dell'Irrera. Grande professionalità, grande eleganza, grande bellezza. Sì, sì, grande stile pure. Grande stile, avevano grande stile questi camerieri. E vediamo adesso altre belle immagini. Questi sono i vitelloni dell'Irrera, no? E beh, quelli che frequentavano l'Irrera, che poi sai quello che facevano, Daniela? Che si facevano, sedevano, dimmelo. Prendevano acqua, sì? E non consumavano mai. Cioè, immagino. E quindi e quando poi si alzavano, se ne andavano, salutavano. Una di queste puntate inviteremo uno di questi vitelloni. Un vitellone? Addirittura. Naturalmente. Ah, tu lo conosci? Naturalmente. Ah, Jerry Villaroel. Ce l'ho già anticipato. Vissuto una di queste ha fatto un libro bellissimo, i favolosi anni 50. Messina. Certamente. E quindi va invitato. Il commentatore Renato Irrera col figlio. Belle immagini, veramente. Mm-mm. La nostra città è stata così. E poi l'Irrera al mare. Qua? Eccolo qua. Ah. L'hai evocato talmente. Stasera puntata dedicata al mare. Questo era il mitico ritrovo Irrera a mare a Messina. Vedete, tavolini. Si ballava. Non è che si gustavano soltanto le prelibatezze del bar Irrera, che era rinomatissimo. Pensate che quando i pezzi venne duri. Guarda che quando venne Mussolini a Messina il 10 agosto del 37, gli servirono dei gelati bellissimi. Gli servirono la mela nera, per esempio. Il gelato al forno e la banana allo spiedo. Sì. Che erano le specialità dell'Irrera. Si andava a Irrera proprio per assaggiare queste manicarette. Vedete, si balla all'Irrera a mare, si balla con le note dell'orchestra Ore Fish, oppure con Van Wood. Van Wood era quello di Butta la Chiave, sì, ma c'era sì. Anche, sai, Daniela, chi e Blaine. Xavier Cugat, Xavier Cugat, il cagnolino, c'avevano pure il cagnolino. E c'aveva il cagnolino, era un chihuahua, sai come si chihuahua, chiamava? Sì, non Cacita. Ah, sì. E lui dirigeva questa orchestra con questo cagnolino che sì, se lo teneva in braccio. Guardate, sì. Questo è Van Wood. Mm-hmm. Van Wood era l'unico che faceva parlare la chitarra, lui dialogava con la chitarra. Sì. Butta la Chiave era stato il suo pezzo di battaglia, sì, sì. Era pure un astrologo, è un sì, astrologo sì. Molto bravo. Sì, sì, lo so. E questo si balla appunto sempre all'Irrera a mare, si fanno i concorsi, le gare di ballo. Infatti nella prossima immagine vedete, vediamo. Ecco qua c'è l'uomo, il cavaliere che c'ha tanto di numero, il numero sulle spalle, e qua sì. C'è l'orchestra, quindi anni ruggenti, anni belli, anni 50, certo. Come ha ricordato Anthony, Jerry Villaroel, che è stato uno veramente dei protagonisti di questo periodo molto bello. Un'altra cosa che vi faccio vedere è Metà Quartetto Cetra, questa è Renato Irrera che sta brindando con Virgilio Savona, che oltretutto era pure siciliano, pochi lo sanno, ma era di origine palermitana. Uh-huh. E questa è Lucia Mannucci. Lucia Mannucci. Ecco, il 50% del quartetto Cetra, grande quartetto Cetra, che ricordiamo veramente con grande gioia e con grande nostalgia. E poi l'ultima slide, Vediamo, già l'ultima. Che conclude questa nostra passeggiata, a rivivere proprio i 15 anni dell'Irrera, con i Gens. Perché i Gens? Intanto vi ricordo i nomi: Filiberto Ricciardi, Pippo Landro, Ettore Cardullo, Gilberto Bruno e Pino Salpietro. Gilberto Bruno era questo, morì prematuramente purtroppo a questa età. Sì. I Gens portarono al successo per settimane e settimane. Noi facciamo la hit parade con Radio Positiva dei primati di Messina. Lelio Luttazzi allora con la hit parade non faceva altro che dire al primo posto i Gens con In fondo al viale. Eccoli qua, Pippo Landro fa il discografico a Milano. Sì. Legatissimo a Messina, alla New Music, un'etichetta discografica molto forte. Sì, ogni tanto viene in vacanza in estate. Però mi fa piacere sempre anche ricordare una persona che non c'è più, ed è Salvatore Trimarchi. Questo sì. È un bellissimo libro, In fondo al viale. Vedete, Salvatore passi, Trimarchi è l'autore di questa canzone. Sui passi di un cantautore siciliano, il libro di Filippo Briguglia e Rosanna Cangemi. E Salvatore Trimarchi racconta sotto forma di intervista a Filippo Briguglio come nacque rapidamente In fondo al viale. Nacque così perché lui si trovava con Filiberto Ricciardi. Era di notte, erano a Piazza Cairoli e Filiberto Ricciardi doveva prendere l'autobus, passa il notturno, se ne va, rimane solo Salvatore Trimarchi seduto al tavolino, prende carta e penna e inizia a scrivere In fondo al viale. E il bar era in quel caffè lì, dove va gente che non sa cosa fare. Ho conosciuto lei. Nasce In fondo bellissima al viale, canzone. Nascono i Vinici Gens all'ombra del grande Renato Irrera. Grazie, grazie Nino, grazie Nino, bravissimo. Mi è piaciuta un sacco. Grazie, grazie. Ci hai regalato altri 10 minuti da sogno. L'altra Messina, la città positiva. Ma noi diciamo che in prima posizione nella Messina Hit Parade c'è il calcio. A Messina si disputa il primo incontro di calcio della storia europea fra francesi e messinesi il 29 agosto del 1702.
L'episodio è così riportato dal testimone oculare, sacerdote Giuseppe Cuneo, in un manoscritto in 4 volumi conservato presso la Biblioteca Regionale di Messina, la cui stampa è stata curata recentemente da Giovanni Molonia e Marcello Espro. Scrive così questo testimone oculare Giuseppe Cuneo. A 29 agosto 1702, nel piano che si stende dalla chesiola della Vergine delle Grazie fino al castello della cittadella e del bastione di Don Blasco, piano lungo, largo e spazioso, il dopo pranzo Etivi ha giocato alla palla per terra, lo descrive così, ha giocato alla palla per terra il conte di Tolosa, che è andato con molti cavalieri francesi. Vi ha concorso gran gente per curiosità e tutti con familiarità hanno stato con il cappello in testa. Il conte medesimo per la folla, con bocca risa, ha detto a quelli che si affollavano per vederlo giocare col gioco della palla a terra che si allargassero. Se si considera che il primo club di football al mondo, lo Sheffield Football Club, venne fondato nel 1857, ma che è solo nel 1863, precisamente il 26 di ottobre, che il calcio nasce ufficialmente in Inghilterra, il 29 agosto 1702 si disputò a Messina il primo incontro di calcio della storia europea. Abbiamo capito bene. Il calcio non sono stati, nato a Messina. Non sono stati gli inglesi, assolutamente non sono stati i brasiliani, non sono stati... I tedeschi sono stati i messinesi. Pensa prima... un po'. Io non l'avrei mai detto. Guarda. Questa sfida è nata durante una cena a Milano, durante le vacanze di Natale, con amici miei regini che continuavano a prendermi in giro su Messina, Reggio, queste cose. Io gli ho detto questa cosa in anteprima. Si sono messi a ridere. Ho detto, noi la formalizzeremo pubblicamente e vi farò la classifica dei primati della nostra città, dove c'è anche addirittura un asteroide. E addirittura abbiamo visto 2 puntate fa, abbiamo avuto degli scienziati, e Franz Saia e altri 2, uno che è alla Sorbona, che hanno inventato un software, hanno fatto degli studi sostenendo, e la cosa è stata riconosciuta a livello mondiale, che la vita è nata da una scintilla elettrica. E se chi ha sostenuto questa cosa è messinese, possiamo dire che la vita, comunque la ragione della vita nasce da menti messinesi. No, possiamo dire che nasce a Messina, però chi ha scoperto da cosa è nata la vita sono messinesi. Lo inseriremo nella prossima classifica. Io sono impazzito, dottore Allone, perché io quando l'ho detto a Nino Principato ho capito che lui stava praticamente... Si stava cadendo a terra, guarda. Stava dicendo, rifacciamo la classifica. La vita sulla Terra nasce milioni di anni fa da una scintilla elettrica, ma chi l'ha scoperto sono 3 scienziati messinesi. Bravi, complimenti a questi scienziati. Viva la Messina positiva. Ecco. Viva la Messina positiva. A questo proposito, visto che Giuseppe Giuliano viene poco, gli facciamo un regalo. Io speravo, quando lui ha sottoscritto il contratto di sponsorizzazione, io ho detto, lui è uno che, siccome lo conosco ed è sanguigno, poi non è venuto per motivi di lavoro, lui avrà il privilegio di indossare le corna. Questo privilegio non te lo sei guadagnato, per cui non l'hai guadagnato, mi dispiace. Sei rammaricato di questo? Però ti nominiamo cavaliere. Per le corna guarda che l'hanno indossato solo 3 persone su 11 puntate, stasera me le rimetto. Ce le mettiamo noi due, un po' che non le mettiamo. Perché noi abbiamo ti nominiamo cavaliere con la nostra medaglia e il nostro simbolo ti accompagna anche nella tua attività presso Italcase. Complimenti! Non lastimi. E allora, scusate. Indossiamo le nostre belle corna. Era 3-4 puntate che non le indossavo. Finalmente. Perfetto. Allora, caro Anthony, benissimo, perché mi sento di nuovo rinforzato, forte. Bene. La città positiva. DR Broker è il tuo consulente assicurativo di fiducia. Una realtà innovativa per consulenza, efficienza di servizio al cliente, professionalità. Attraverso una gamma di società e prodotti a tutela della persona, delle famiglie, dei professionisti e delle aziende. DR Broker ti propone le migliori soluzioni assicurative per tutte le tue esigenze. Auto, moto, infortunio, RC professionale, casa, vita e perché no, facendoti risparmiare. DR Broker.
via Ugo Bassi 204 Messina. Telefono 090 651 0424. Non è raro trovare delle famiglie dove intere generazioni sono state finanziate da noi. Da noi decine di migliaia di messinesi hanno fatto la cessione del quinto. La cessione del quinto a Messina è Fincentrale. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Mischiare rifiuti significa non preservare il futuro. Differenziamo. Un'idea brillante. Un prestito immediato, senza rate mensili, a partire da 200 euro. E i tuoi preziosi restano sempre tuoi. Il prestito su pegno. Facile, sicuro, garantito per tutti. L'altra Messina. La città positiva. L'altra Messina. La città positiva. La mia vita è divisa a metà. C'è un prima e c'è un dopo. Un guardrail si strappa le mie gambette dal ginocchio in giù il 22 agosto del 2005. Di fronte a me un confine. Attraversarlo oppure no? Credo di aver fatto la scelta giusta. Ho iniziato a dare valore a tutto ciò che ho, senza pensare a ciò che mi manca. Nel 2010 una nuova sfida e un nuovo paio di gambe, da corsa. Scopro di essere la prima atleta italiana a correre con una doppia amputazione. In pochi anni colleziono ben 11 titoli italiani, 2 medaglie europee e una finale olimpica a Rio 2016. Oltre a vincere ho iniziato a lanciare messaggi positivi, invogliando la gente che come me vive con una disabilità a non vergognarsi, a non nascondersi, ad avvicinarsi allo sport, perché con la testa e con il cuore si va ovunque. Sono Giusy Versace e corro per portare la torcia olimpica a Pyeongchang 2018 insieme ad un messaggio. Per superare tutte le barriere ci vuole coraggio e se ce l'ho fatta io con due gambe finte, ce la potete fare anche voi. Grazie a Giusy Versace. Bene, iniziamo con i nostri ospiti. Ne abbiamo tantissimi, qualificatissimi. Iniziamo alla nostra destra. A destra abbiamo l'assessore alle politiche sociali. Benvenuta, dottoressa Nina Santisi. Grazie. Già ospite lo scorso anno in Nonna Teresina, quella trasmissione della terza età. E grazie per aver fatto i salti mortali per essere stasera con noi. E giuro che ha fatto i salti mortali. Non è piaggeria, ma è così. Sì. Allora, lo sport volevo esserci, quindi, grazie. Insomma, mi dispiace che non è potuto venire l'assessore Pino, sì, l'assessore allo sport. Mi scuso per lui, aveva assunto questo impegno insieme a me, però insomma è sopraggiunto un altro involontario. Fanno una vita non proprio da impiegati. Mi è arrivato un messaggio a mezzanotte e mezzo, scusi se non le ho telefonato, ci sentiamo domani. Sì, mi scuso perché non mi sono poi resa conto che era tardissimo, non si fanno i messaggi a quell'ora, ma... Grazie, grazie per lavorare tanto per la città. Allora, lo sport, scusate, non ho presentato la nostra testimonial, mi scuso. La grande Silvia Bosurgi, un applauso, grazie. Grazie. Campionessa di pallanuoto.
campionessa olimpica. Va bene, ex, però sei stata giocatrice, grande campionessa olimpica. Grazie. Atene 2004, giusto? Sì, ci sarebbe dovuto essere con noi anche Carmine Coppola. Lui è un padre giudizioso, aveva da prendere la bambina ai Cappuccini, si è scusato con 10 messaggi sul mio telefonino, spera di esserci, perché lui dice: a me non mi interessa di parlare del Messina, da Juve, da Milan, a me queste cose mi piacciono. Tant'è, dillo Anthony, che noi al MAMA abbiamo fatto per i disabili delle corsie preferenziali, sedie, sdraio, andate a visitarlo. Grazie Carmine Coppola, grazie, è come se fossi qui. E adesso, dottoressa Santisi, a lei la parola, il Comune. Il Comune in questi suoi 2 anni e mezzo di assessorato, cosa avete fatto per questi temi? So che fate qualcosa insieme all'assessore Pino, a lei la parola. Sì, grazie. Io però non vorrei solo parlare dei servizi che si danno per i disabili, perché oggi questo non è il tema, perché insomma... Ma di questo progetto che prevede l'inclusione. Mi piace invece più portare l'attenzione, certo, su questa bellissima idea che voi avete avuto. Certo. Di parlare di inclusione e nello specifico insieme a Silvia di sport come strumento per promuoverla, per sostenerla e per accompagnarla. Spesso questa parola inclusione insomma è un po' usata lasciandola vuota, nel senso che spesso è più una questione di principio, su cui siamo tutti d'accordo, voglio dire, è una questione trasversale a qualsiasi tipo di riflessione, ma fare inclusione quando si tratta di disabilità significa occuparsene in maniera comunitaria. Cosa voglio dire? Non è soltanto un problema della singola istituzione, nel mio caso l'ente locale o l'azienda sanitaria. La questione dell'inclusione è una questione di cui sono responsabili tutti. Siamo responsabili tutti. Istituzioni, società civile, associazionismo, volontariato, cittadini. E quindi insomma il senso di questa parola oggi lo state, come dire, raccontando nel modo che mi trova più d'accordo. Nello specifico l'inclusione sport, sicuramente l'assessore Pino sarebbe stato più ricco di me di citazioni, ma sicuramente un esperimento interessante che può essere utile a raccontare alla città, visto che questa trasmissione racconta cose positive, belle, e mi complimento con voi. Grazie. Insomma, grazie, perché significa che capite che i cittadini hanno anche bisogno di essere destinatari di informazioni positive. Di informazioni, come dire, anche complessive, perché è chiaro che in una città accanto alle criticità, ma lo raccontate voi benissimo, ho avuto modo di vedere le vostre trasmissioni, insomma devono anche sapere che c'è una città sana, vivace, impegnata, che si offre, generosa. Generosa. La solidarietà di questa città io la vivo occupandomi di vulnerabilità in tanti settori, ma devo dirvi ad esempio uno di questi è quello dei migranti, e qui la nostra città è veramente un esempio di accoglienza di cittadini che si mettono in gioco in modo diverso. Dottoressa, noi abbiamo parlato di migranti. Io mi tiro le orecchie, me le tiro da sola. Assolutamente, perché non l'abbiamo invitata. No, vabbè. Mi è sfuggito. Non sapevo neanche che l'avete fatta, quindi tranquillo. Glielo dico io, alla seconda puntata ci è sfuggito, per cui... No, assolutamente, ci sono tante occasioni, no, infatti, tutt'altro. Invece ne abbiamo parlato con persone che se ne occupano. Certo. E che hanno potuto raccontare altrettante, certo, cose importanti. Il racconto che vorrei offrire alla città è questa esperienza che 3 assessorati congiunti stanno facendo, che sono l'assessorato ovviamente alle politiche sociali, alle politiche dello sport e alle politiche educative. Certo. Quindi ci sono in gioco l'assessore Pino e anche l'assessore Alagna, perché è un progetto che condividiamo fortemente con le scuole, che è il progetto dello sport, o meglio, della scuola in movimento, un progetto che conosce anche Silvia, è stata testimone e partner di questa iniziativa che è importantissima, perché si celebra lo sport nel suo significato più profondo, no? Di strumento di sviluppo, di strumento di conoscenza di sé, di strumento di costruzione dell'autostima, della conoscenza delle regole sociali, della reciprocità, ed è un progetto che interessa le scuole della nostra città e che è tarato sul cosiddetto
noi lo chiamiamo metodo Cassalì affettuosamente, perché chiama in gioco un professore della nostra città che è riuscito un po' a fare, come dire, emigrare nel senso buono, esportare questo modello, che utilizza proprio la classe come una squadra. Quindi trasmette il concetto, possiamo dire, Silvia, dell'apprendimento collaborativo. E quindi è un progetto che va oltre la distinzione classica. Questo tra, mi ha colpito piacevolmente. Tra persone diversamente ho anche abili. L'assessore Pino. È un gradino, è un passo più avanti. Sì, è quel passo in avanti necessario, che dobbiamo fare, ma lo dico da amministratore. È il punto di arrivo. E anche quando pensiamo alla città, certo, noi non dobbiamo pensare alla città con spazi dedicati, con luoghi che hanno, diciamo, strumenti specifici, ma dobbiamo pensare alla città come una città per tutti. Se entriamo in questa logica, in questa prospettiva, non abbiamo bisogno di pensare alla, come dire, all'abbattimento delle barriere architettoniche, perché proprio non la costruiremmo con questa prospettiva, con questo concetto. E significa anche educare anche i cittadini. Voi lo sapete bene, a volte non è sufficiente che ci sia uno scivolo, noi ne abbiamo pochi, sono concentrati un po' più al centro, però a volte anche questi scivoli, no, devo dire spesso, purtroppo spesso sono occupati. Quindi sposare la prospettiva della città per tutti, dello sport per tutti, ma potremmo dire della musica per tutti, dell'arte per tutti, significa pensare come se non ci fossero divisioni, come se non ci fossero bisogni speciali. Daniela ha azzeccato questo titolo, l'ha scelto lei, tutti insieme, sì, appassionatamente. Ed è un titolo felice, a me piace molto, a parte mi ricordo un film che ha segnato la nostra infanzia e la nostra adolescenza, certo, però è questa idea che chi pensa così, il noi, non lo deduce, ma lo presuppone. Certo. Ed è questo la città per tutti. Presupporre un no. Grazie mille. Grazie a voi. Bene. Prego, Daniela. Silvia, tu sei stata campionessa olimpica, l'abbiamo detto, quindi tu ti sei approcciata allo sport. Perché tu hai deciso di fare sport? No, prendo mie un sacco di citazioni che ha detto chi mi ha preceduto, eppure Anthony. No, devo dire che bisogna educare veramente, come dicevi tu, chi ha il cane, no? Il proprietario del cane, bisogna educare. Diceva non Alberto il cane. Patti, l'addestratore di cane. Non il cane, è vero, ce l'ho anche io e so perfettamente che è così, bisogna educare, infatti hanno educato me. Bisogna educare chi ci circonda, bisogna educare le famiglie, le persone che ti stanno vicino, nel senso che io mi sono avvicinata allo sport perché mia madre mi ha avvicinato allo sport, nuoto in piscina da quando avevo 4 anni, poi mi è piaciuto, mi sono appassionata alla pallanuoto. Però sicuramente nell'arco della mia vita, nella mia esperienza, accanto a me ho avuto la mia famiglia che mi ha sostenuto, certo, come nelle famiglie di persone disabili. Ci sono sicuramente le famiglie che sostengono questi ragazzi che si approcciano allo sport, certo, che vogliono avvicinarsi allo sport. Le scivole che sono, gli scivoli che sono sempre impegnati dai parcheggi, certo, dai motorini, certo, dalle macchine, questo, dobbiamo educare appunto le persone, il ma cittadino. Ma tu gli avevo chiesto invece a te lo sport che cosa ha insegnato invece? Proprio a te, che cosa sei cambiata tu facendo sport? Guarda, lo sport non è solo un modo di dire che è inclusione, è rispetto delle regole. Io in questi anni ho vissuto sia a Messina, ho vissuto lo sport a livelli elevati anche fuori per, certo, tantissimi anni. Ho dedicato la mia vita, ma ho vissuto in un'altra città, ho per 15 anni ho finito la scuola in un'altra città. Certo, quindi delle sicuramente difficoltà che hai dovuto affrontare. Ho avuto tante difficoltà, ci sono stati tanti sacrifici alle spalle di questa passione che ho coltivato per tanti anni, che mi ha portato a vincere un'Olimpiade, a vincere scudetti e Coppe dei Campioni, ma che mi ha trasmesso moltissimo, perché mi sono... Io parlavo dal punto di vista umano, cosa ti ha insegnato lo sport umano? Mi sono confrontata, esattamente, con diverse realtà, con diverse culture, con diverse
Perché poi inclusione squadra, vuol dire questo. Poi capire? Vivere in una squadra, a differenza ecco, dello sport individuale, vivere in una squadra è condividere certo. con gli altri e cercare di scendere anche a compromessi, nel senso che comunque poi tra donne è ancora peggio. Più difficile, sicuramente. Tra però donne, le donne quando si sanno voler bene sono assolutamente veramente però incredibili. Poi, però in acqua me. Finiva tutto, cioè, nel senso se anche fuori c'è stato, c'è stato perché c'è stato in tanti anni, vivere 24 ore su 24 necessariamente ci possono essere gli screzi, però nel momento in cui si entra in acqua la competizione, la vera competizione e l'obiettivo comune certo. ti fa crescere nonostante le difficoltà, nonostante i periodi negativi che ci possono essere, quindi sicuramente interiormente mi ha portato a questo, oggi lo voglio trasmettere ai giovani. Questa è la insegno, cosa bella, in questi giorni tu cosa insegni? Sì, è la cosa che mi piace di più, cioè nel senso io vorrei trasmettere ai giovani, alle categorie giovanili alle quali insegno la pallanuoto, sì. non essere un campione, ma essere un campione nelle diverse sfaccettature, quindi perché i veri crescere, campioni non sono solo quelli che vincono le medaglie. No, devi essere anche una persona molto umile, spesso e volentieri dico andate a cercare il significato della parola umiltà. Brava. Che io volevo dire che non è importante vincere la medaglia, no, certo no, no, ben venga che uno vince la medaglia certo, e diventa campione, ma si diventa campioni quando veramente nella vita sappiamo tirare fuori il meglio da noi. Sì, beh sicuramente crescere da tutti i punti di vista, crescere come donna, come uomo, ti fa capire veramente quali sono le difficoltà, infatti spesso dico paragonate quello che è lo sport alla vita perché poi certo, incontrerete tante difficoltà nell'arco della vostra vita. Ed è quello che è stato anche per me, sinceramente. Io sono cresciuta, ho ripreso a giocare da mamma, anche ad alti livelli, perché ho giocato anche una finale scudetto qui a Messina, ho avuto la fortuna di giocare anche per Messina finalmente dopo tanti anni, per un breve periodo, però è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto crescere. Da mamma avevo altri pensieri, sinceramente, che da spensierata giovane, normale, questo penso e quindi l'ho vissuta in modo diverso, ma sicuramente lo sport ti aiuta a vivere, ti aiuta a vivere con il prossimo, ti aiuta ad avere il rispetto per il prossimo, vivere è fondamentale. Il fair play è importantissimo perché la stretta di mano nel rugby, il terzo tempo, certo. Ecco, quelle sono cose fondamentali. Tiziana De Maria, benvenuta. Di Tiziana De Maria mi ha colpito il sorriso, l'ho vista qualche giorno fa, una decina di giorni fa, in una conferenza stampa che ha tenuto al Comune di Messina per presentare un'opera del suo ingegno, perché è una persona di cultura, ha due lauree, ma poi parlerà di questo con Daniela Conti. Ha fatto l'imprenditrice e ha inventato un'app che si chiama Muoviti in Libertà. Vediamo se ho capito bene. Quest'app è di utilizzo per tutte le persone che ne hanno bisogno, che hanno delle disabilità. Se una persona ha bisogno dell'intervento di un assistente, prenota un assistente e dice di cosa ha bisogno. Metti che debba superare una barriera architettonica, che sono una delle, purtroppo ancora, delle croci delle persone che purtroppo non ce la fanno a superarla. Per cui gli assistenti ricevono questo segnale e se uno è troppo lontano non risponde, se uno è vicino si prenota e quindi interviene subito. È un pronto intervento, un SOS, giusto? Certo. Come ti è venuta questa idea? Beh, innanzitutto nasce dalla mia esperienza personale, perché vivendo in prima persona certo. le difficoltà legate alla disabilità, ho poi coniugato la mia esperienza personale con un percorso di ricerca che ho effettuato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Mi sono occupata di innovazione sociale e di modelli di governance dell'impresa sociale. Sì. Per cui ho pensato come poter sfruttare il web a vantaggio dell'autonomia delle persone con disabilità. Bellissimo. E ti sei inventata questa cosa, hai fatto sì. un po' l'imprenditrice, anche se giustamente sono hai bisogno all'inizio. Di qualche aiuto esatto, finanziario. Esatto. Allora cosa nasce? Ora parleremo di altro con Daniela. Nasce anche l'esigenza di una raccolta fondi che è iniziata il 5 di marzo. E si chiuderà possiamo il 5 far vedere un attimo la pagina web della raccolta fondi? Prego.
Sì, si è aperta il 5 marzo e si chiuderà il 5 maggio questa attività di raccolta fondi online sul sito di crowdfunding Produzioni dal Basso. Quanto servono? L'obiettivo è 20.000 euro. E con questi 20.000 euro cosa si potrà fare? Si potrà realizzare la piattaforma web e l'app e poi si potrà sperimentare in un progetto pilota l'app in alcune città italiane, tra cui ovviamente Messina. Ma nessuno delle istituzioni si è fatta sentire? No, anche perché, dico, io ci tengo a precisarlo, questa è un'iniziativa privata. Certo. Infatti, forse c'è, anche qualcuno, anche la stampa, ha un po' equivocato pensando che sia un'iniziativa del Comune. È un'iniziativa privatissima. Ed è un'iniziativa privata. Io al momento sto provando anche dei bandi, dei contest in cui appunto alle idee imprenditoriali vengono forniti dei supporti anche economici. Tra l'altro, lo scorso luglio il mio progetto è stato selezionato nell'ambito del premio Gaetano Marzotto tra 500 application come progetto tecnologico da sostenere con un programma di incubazione. Quindi ho usufruito di servizi di consulenza gratuiti da parte della Fondazione Marzotto. Signori miei, signori politici, signori amministratori, non stiamo chiedendo 2 milioni di euro, 200.000 euro, 20.000 euro per un'app che può essere utile a tutte le persone che ne hanno bisogno. Può davvero cambiare la vita. Messina ha un cuore grande, l'ha sempre dimostrato. Ora la nostra regia sta mandando la pagina web. Io sono sicuro e lo spero con tutto il cuore che entro il 5 di maggio tu possa realizzare questo sogno. Prego, è facile, prego. È facile cercarlo anche la pagina, basta digitare su Google Muovi di Libertà Produzioni dal Basso. Ecco, rifacciamo vedere direttamente alla pagina del progetto in cui è possibile appunto, una volta registrata, è possibile inserire la quota, diciamo, di donazione. Si può effettuare. Sei un concentrato di energia. Grazie. Prego, stare vicino, prego, a te fa diventare tutti più intraprendenti, secondo me, perché trasmetti questa tua forza interiore grandissima. Senti un po', quindi tu hai fatto un percorso di studi, hai studiato tantissimo, hai due lauree. Sì, due lauree conseguite qui all'Università di Messina. Nel 2004 ho conseguito la prima laurea in scienze politiche. Dopodiché ho conseguito un master a Roma, un master in statistica, economia e ricerche di mercato. Poi hai detto che sei stata selezionata per andare a studiare all'Università Ca' Foscari di Venezia. Perfetto, un'università prestigiosissima. Sì. Ho ricevuto l'email da parte dell'Alma Laurea in cui mi si diceva che il mio curriculum era stato selezionato per frequentare questo dottorato di ricerca in management all'Università Ca' Foscari. E questo ti ha aiutato poi a mettere a punto quest'app che tu hai messo a punto? Assolutamente, grazie a questo studio che hai fatto. Sì, però dobbiamo dire grazie, non soltanto agli studi che hai fatto, vero Tiziana? Chi ti ha aiutato tantissimo? Beh, in la tutto mia mamma. Questo. La tua mamma. Dobbiamo dire grazie alla mamma. Come si chiama tua mamma? Santina. Dobbiamo dire grazie alla mamma Santina, che con tanto amore e con tanta dedizione ti ha aiutato a tirare fuori tutta questa energia e questa capacità che tu hai. Mi ha seguito anche a Venezia. Ah sì, è venuta anche a Venezia. Sì, è venuta anche a Venezia. Ha vissuto nel residence universitario insieme ad altri 15 studenti. Ecco, tu hai era una madre veramente meravigliosa. È vero, sì. E la devi ringraziare. Questa energia viene da lei, indubbiamente. Si sta commuovendo tua madre. Grazie Tiziana. Grazie Tiziana De Maria, grazie, è veramente un onore. Grazie. Oggi poterti intervistare. Io darei a Tiziana la nostra spilla, Anthony. Assolutamente, la nominiamo dama ufficiale dell'Altra Messina, se lo merita. Con questo sorriso è la migliore testimonial del nostro slogan, che è No Lastimi. Ma anche con le sue grandi abilità. Grazie. Dottoressa Tiziana De Maria, dottoressa grazie di cuore. Grazie. La città positiva. DR Broker è il tuo consulente assicurativo di fiducia. Una realtà innovativa per consulenza, efficienza di servizio al cliente, professionalità. Attraverso una gamma di società e prodotti a tutela della persona, delle famiglie, dei professionisti e delle aziende. DR Broker ti propone le migliori soluzioni assicurative per tutte le tue esigenze. Auto, moto, infortunio, RC professionale, casa, vita e perché no, facendoti risparmiare. DR Broker, via Ugo Bassi, 204, Messina. Telefono 090 651 0424. Non è raro trovare delle famiglie dove intere generazioni sono state finanziate da noi.
da noi decine di migliaia di messinesi hanno fatto la cessione del quinto. La cessione del quinto a Messina è Fincentrale. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Mischiare rifiuti significa non preservare il futuro. Differenziamo. Un'idea brillante. Un prestito immediato, senza rate mensili, a partire da 200 euro. E i tuoi preziosi restano sempre tuoi. Il prestito su pegno. Facile, sicuro, garantito per tutti. L'altra Messina. La città positiva. La domanda che ci facciamo tutti è sempre quella: perché non viviamo di turismo, con tutte le bellezze che abbiamo, con tutti i progetti che abbiamo, con tutta la tradizione, la storia, la cultura che abbiamo? Che cos'è che non fa decollare questa città nel turismo? Questa è la prima domanda secca, poi se qualcuno ha da fare, prego, abbiamo pochi minuti. Buonasera a tutti. Funziona. Grazie intanto per l'invito. Diciamo che qual è la miccia che serve? Cos'è quel giro di boa che serve per far sviluppare il turismo in questa città? Perché intanto io mi metto nei panni di un tedesco che va in un'agenzia e dice: vorrei andare in Sicilia, cosa mi consigli? Che gli consigliano? Che gli consigliano? Messina? No, Palermo, Catania, Agrigento, giusto? Sì, intanto Messina non è percepita come destinazione. La destinazione non lo è perché è fuori dai circuiti internazionali. Questo, diciamo, è la motivazione principale, è perché non è stata mai data una connotazione, un'identità forte alla città. Quindi non ha mai, diciamo, non abbiamo un brand forte. Non è stata mai percepita all'esterno, ma neanche in Italia bene. Quindi rimane esclusivamente un luogo geografico. Quando è un luogo geografico, ovviamente non viene mai abbinata a una situazione dove c'è qualcosa di attrattivo. Quindi sostanzialmente l'obiettivo sarebbe quello di creare degli eventi e far sì che questo luogo geografico abbinato agli eventi diventi destinazione turistica. Per poter entrare fattivamente e operativamente, anche commercialmente, quindi che il prodotto possa essere venduto, è necessario che entri nei circuiti internazionali, quindi che ci sia una buona comunicazione, una buona operazione di marketing e di web marketing, perché ormai, diciamo, come sapete tutti, diciamo, viene tutto trasmesso via web, via social, ormai si parla di social media management, quindi sostanzialmente non avrebbe nessuna difficoltà dal punto di vista delle risorse culturali. Il problema è legato alla comunicazione. Noi stiamo facendo un lavoro legato alla promo-commercializzazione di Messina. Da una parte, diciamo, ci sono gli enti preposti che lavorano sulla promozione della città e che detengono i capitali per poter fare la comunicazione. Però sono legati, diciamo, a concetti tradizionali e ancora oggi purtroppo troppo antichi, troppo stereotipati per poter veicolare una comunicazione efficace. E poi dall'altro lato ci siamo noi, che siamo operatori privati, che invece facciamo la commercializzazione e la vendita proprio del territorio. Quindi noi diamo un valore proprio al prodotto territorio e cerchiamo di venderlo nel migliore dei modi. L'operazione, diciamo, migliore è quella di fare la cosiddetta operazione di destination management, cioè di unire le forze fra struttura pubblica che detiene appunto la promozione con i capitali e noi struttura privata che abbiamo meno capitali e che però abbiamo la capacità di penetrare nei mercati e di studiare appunto il modo in cui
il turista può arrivare nei nostri luoghi. Caro Roberto, se noi non abbiamo un'identità e noi abbiamo avuto una azienda autonoma cura soggiorno e turismo a Messina, abbiamo avuto l'APIT, gli assessori regionali, provinciali al turismo, che hanno fatto in tutti questi decenni? Il problema è legato alla polverizzazione, alla frammentazione di queste strutture pubbliche, perché all'inizio, quando esisteva solamente l'APIT, che era l'azienda incremento provinciale turistico, diciamo che centralizzava un po' tutto, e la città sulle sagre, sulle feste finanziavano però, queste. Però ovviamente la città aveva, diciamo, una percezione di provincia, quindi veniva diciamo, insieme a Taormina e a Milazzo e alle Isole Eolie in qualche modo percepita. Oggi che invece è stato diviso ed è stato dato, diciamo, demandato ai servizi turistici regionali, che sono una periferia dell'assessorato regionale al turismo, chiaramente si sono concentrati in poche realtà che possono effettivamente fare una promozione. Poi ci sono delle bellissime realtà che sono nate ultimamente a Messina, che sono le Prologo. Le inviteremo Prologo, in questa puntata che stiamo preparando. Noi abbiamo fatto dei tentativi, dico, di proposta reale, di prodotto, abbiamo inserito, proprio a proposito, si parlava di turismo religioso, addirittura alla prima borsa del turismo religioso a Monreale, abbiamo portato la città di Messina. Abbiamo fatto i partner tecnici della città, quindi abbiamo anche comunicato in tutti i modi sull'estero, su Londra e anche sull'ITB di Berlino, la città. Quindi in ogni caso, dico, esiste il prodotto. Approfondiremo prossimamente. Dobbiamo darci da fare, come in tutte le cose. Mi sa che non possiamo contare sul pubblico, perché ci sono state queste cose. Non hanno creato un brand. Ma perché non pensiamo a sto benedetto brand? Qual è sto brand riconosciuto in tutto il mondo? L'arancino? Il pidone? O Antonello da Messina? Ma forse... Perché non spingiamo su Antonello di Messina? Ma forse Antonello da Messina potrebbe essere riconosciuto tutto il mondo. Sicuramente. Però io credo che, dopo, diciamo, gli studi che abbiamo fatto riguardo le attrattive maggiori, io credo che l'identità vada riscoperta della città dal punto di vista religioso, perché c'è una storia. Oltre, diciamo, Antonello da Messina, qua ci insegna anche l'architetto principato, che probabilmente Antonello da Messina avrà avuto come modella probabilmente la Santa Eustochia. Sì, però è riconosciuto nel mondo molto di più Antonello che non... E padre Annibale. Sì, però padre Annibale, se magari si facesse anche un'operazione, diciamo, di cineturismo, dove per esempio la figura di padre Annibale, anche la figura di Sant'Eustochia, insieme alla figura di Antonello, probabilmente riusciremmo a comunicare all'esterno, Italia ed estero, la città molto bene, perché voi sapete bene che anche, diciamo, il commissario Montalbano, che ha lavorato nella zona del sud della Sicilia, in quelle zone sono arrivati tantissimi turisti proprio perché è riuscito a comunicare a livello. Vogliamo ricostruire la casa di Antonello. C'era una domanda. La casa di Antonello, il luogo di sepoltura di Antonello. Certamente. Ma noi avevamo detto a quelli della birra Messina: chiamatela birra Antonello. Appunto. Cioè, se il brand Antonello esce dai nostri confini perché è forte, è fortissimo e viene riconosciuto in tutto il mondo, questa è la città di Antonello. Abbiamo, quando volevano fare la moneta l'assessore Perna, avesse fatto l'Antonello da Messina, mi poteva vedere pure d'accordo, perché serviva a dare questa forza a un brand. E a dare un'identità che esattamente. Manca. Il professore Caruso voleva intervenire. Prego. Io volevo dire che in questa città manca, dal punto di vista delle amministrazioni, la consapevolezza del nostro prodotto. Cioè, noi non siamo capaci di capire quanto importante è il nostro ambiente, la nostra posizione geografica, l'importanza praticamente di quello che è stata la nostra. Ci stiamo sgolando da 12 puntate. È una cosa che è sempre mancata, caro Anthony, è una sinergia fra due assessori, quello al turismo e quello alla cultura, che non hanno mai camminato in tandem. La prossima amministrazione potrebbe essere un suggerimento a qualunque sia. Lavorato per un programma un super assessorato alla cultura e turismo e un super assessorato al lavoro. Perché questa gente ha bisogno di lavoro e di progetti. Chiudiamo perché siamo fuori tempo massimo. Grazie per essere intervenuti. L'altra Messina. La città positiva.